Pronti, partenza e via! Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti in questo lunedì sera 10 di maggio. Ciao Iodatis, Donnitz, Radio Guto, ciao, buonasera, dei sottenta col Assimo, a Camietto, un po' a Simone, a Simo, a tutti quanti, a Simovol, Radio Guto, carissimo, Tigerman, carissimo, buonasera pure a lei. E forza, forza e coraggio, ragazzi, che dopo aprile, aria, maggio siamo arrivati a maggio anche quest'anno. Speriamo, insomma, che ci regali qualche bella soddisfazione questo maggio. E ciao Retro, buonasera, buonasera a te. Grazie a Dei Sottentacol, grazie mille per l'abbonamento. Grazie davvero, siamo a 18, siamo a 18. Christian, buonasera, sono Dancone. Dancone è andato in live, ho visto poco fa, guarda, mentre avviavo io, avviava anche lui. Ciao Paolo Pastorelli, ciao Dinamo, ciao ragazzi, buonasera a tutti quanti voi, già siamo tantissimi, la cosa mi fa piacere perché significa che insomma comunque insieme ci si diverte e questa è la cosa insomma fondamentale. Guarda i capelli che ho, io sono stato un po' a correre ragazzi stasera, poi ho fatto la doccia, ovviamente ho i capelli che paro Tonino caro Toni. Allora, stasera facciamo una seratona, seratona Leorio carissimo, buonasera anche a lei. Stasera facciamo una bella bella seratona, speriamo insomma che... Allora, lavoro, cioè, sto in smart working, lavoro mercoledì, torno ufficialmente in ufficio, non si può sentire, però così. Allora, stasera ho fatto quasi 6, 5,7 km. Vabbè, ma io sul tapis roulant ancora, ragazzi, perché ho il tapis roulant qua sotto qua in garage praticamente. Ho fatto una corsetta, 50 minuti circa. Ma niente di che, giusto per muoversi un po', perché sennò stai sempre davanti a queste bestie dei computer, quindi giusto per dire proprio di non fare solo esclusivamente vita sedentaria, capito? 4-5 km 2-3 volte a settimana. Sì, vabbè, ma è tanti anni perché dopo c'è dei periodi che vado giù e poi ci stanno altri periodi, insomma, che faccio di più. Quando si avvicina l'estate in costume tendo a salire. Andrea, buonasera. Quando arriva l'estate che non è in costume tendo a salire, quando invece diciamo che la stagione è più brutta scendo e vado un po' comunque in discesa. Allora, vi mando la siglona. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, tornati ragazzi. Allora, iniziamo questa serata. Allora, ok, volevo mettere un attimo questa in primo piano perché ce l'ho davanti. Allora, la mettiamo qua. Eccoci qua. Allora, dicevamo ragazzi, la serata, questa serata, Bugs Bunny, buonasera carissima, a lei. 4 per la sigla, Camietto. A Camietto non gli piace la sigla, ogni volta che la mando dice sempre insomma che non è di suo gradimento. Ci stiamo lavorando per farne un'altra, quindi adesso vediamo. Dicevamo, serata in cui parleremo appunto dei 10 giochi arcade
Il prete hanno. dice: Beh, io lo sono. voglio andare in inferno. E l'altro dice: no, perché mi faccia più pena lui, dico, Danconi, perché fa. tu Facciamo non parlare può Danconi, vai. stare. Che Madonna stai a Dio? Dicevamo là, i 10 giochi arcade che hanno generato più introiti, che hanno generato più, che hanno fatto guadagnare più soldi, quindi a chi li ha voluti, insomma, chi li ha sviluppati, chi li ha pubblicati. Marchetto, buonasera, buonasera anche a lei. E quindi faremo questa classifica, ovviamente, che parte dalla posizione 10. Posizione numero 10, aspettate che metto lo sfondo, che me l'ho scordato. Questo, allora. Parapapam, parapapà, parapapapà. Ciao Ib, buonasera, buonasera, buonasera a lei. Allora, dicevamo, al decimo posto, ragazzi, c'è un gioco, sicuramente un gioco simbolo del mondo arcade, chiamiamolo così, del mondo proprio in sé per sé dei videogiochi per due cose molto molto fondamentali, perché fa la prima apparizione di due grandi personaggi dei per introiti, ecco, infatti per introiti Retro, c'hai ragione. Diciamo, noi stasera diremo quanti cabinati sono stati venduti di quel particolare gioco, quanto ha guadagnato il produttore da questa vendita, da questi cabinati, e qual è, insomma, qual è invece il ricalcolo praticamente totale con l'inflazione, quindi ai giorni oggi quanto sarebbe. Quindi andiamo anche a vedere quanti sono, quante le stemmie. E al primo posto, scusate, al decimo posto, appunto, c'è un gioco che fa dove vediamo l'apparizione di due grandi personaggi dei videogiochi, appunto, che sono Donkey Kong, o meglio Kong, e Jumpman, che è Mario, che all'epoca non si chiamava ancora Mario, ma si chiamava appunto Jumpman. Il gioco ovviamente in questione è Donkey Kong, ragazzi. Allora, eccolo qua. Edito dalla Nintendo, aspettate che lo mettiamo proprio lo schermo un po' ridotto, purtroppo non l'ho fatto prima, dovevo farlo prima, ma purtroppo stasera pure ho fatto un po' tutto di corsa, e quindi per questo motivo. E quindi, appunto, Donkey Kong, ragazzi, con vengono vendute di Donkey Kong 132.000 unità, quindi 130.000 e passa. Cabinet arcade, ragazzi, all'epoca. Pensate che la vendita di cabinet e gadget all'epoca fruttò una cosa come 290 milioni di dollari. Milioni di dollari parliamo, non parliamo di noccioline, insomma. Ciao David. E che rapportato con il ricalcolo dell'inflazione attuale sarebbero circa 780 milioni di dollari. Grazie, grazie per l'host, David, grazie mille. Quindi, ragazzi, 132.000 macchine, guadagno all'epoca 280 milioni di dollari, con il ricalcolo all'inflazione, con i dati, insomma, con l'inflazione sarebbero circa 780 milioni di dollari. Parliamo chiaramente di questo grande, grandissimo capolavoro. Eccolo qua. Ado, buonasera, buonasera a lei. Eh sì, ragazzi. Pensate, 130 milioni di macchine all'epoca sicuramente non era cosa da poco, eh? Non era sicuramente cosa da poco, con un introito netto di 280 milioni di dollari. Insomma, penso che a Nintendo gli abbia fatto molto, molto, molto piacere, sia stato molto utile per le sue. Sapevo che me ne ammazzava. Bobolon, buonasera. Diciamo,
diciamo quasi tutte le sere, tipo domani molto probabilmente non ci sarò, poi ci sarò mercoledì, quindi bisogna vedere un po' come con i miei insomma impegni di lavoro, di casa, eccetera eccetera, quindi cerco di farle il più possibile. Cioè, esattamente Andrea, vanno sempre considerati i costi di produzione, che all'epoca sicuramente non era cosa da poco, tutt'altro. Ma perché non me l'ammazzavo? Luca 1269, sì sì, la trovi sia qua sul canale che anche sul tubo. C'è stato un buggone, sì. Il fuoco ci mancava, te. La madonna, allora manco il primo livello passi, è vero. E sono stato un po' tra lo sfortunato e il somaro. Io direi più la seconda. C'è un abbonamento all'Illulleru. Grazie mille. Grazie, molto gentile, grazie per l'abbonamento. Ragazzi, se volete approfittare per fare l'abbonamento, sappiate che se avete Prime, se siete quindi iscritti a Amazon Prime, è assolutamente gratuito, non costa nulla. Già mi ha rotto i coglioni questi, eh? Oh, nada bene. No. Saremo un po' troppi. Grazie mille, molto molto gentile, veramente. Grande. Marco Puccettone, buonasera carissimo. Buonasera a lei. Livello number 2. Niente. Occhio, perché sennò mi incastro. Eccolo. Appena l'ho detto, eh. Oh! No, poi ci pensavo pure, dico non posso tornare indietro. Non posso tornare indietro. Morto immediatamente appena l'ho detto. Questo c'era tutto, c'era il Game Watch, c'era il Tiger, c'era tutto quello che te pare. Il Tiger non lo so perché per problemi sicuramente di copyright eccetera eccetera, però è stato penso convertito per qualsiasi macchina possibile conosciuta e anche non di tutta la storia, via. Non posso tornare indietro, o vado giù dopo. Sì, i Tiger erano in Italia, erano distribuiti dalla Jig, si chiamava proprio Jig Tiger. E passa, e qua ragazzi si ricomincia da cab con un livello di sfida più alto, però insomma il gioco era solo questo. Salutiamo a tutti. Allora, andiamo a vedere il secondo game, il secondo game ragazzi. Quindi posizione numero 9, alla posizione numero 9 nel 1992, un gioco che esce nel 1992 quando, diciamo, questo genere di cui parleremo era un genere molto 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 inflazionato, perché stavano uscendo insomma i primi giochi di questo tipo, di questo genere, erano usciti anche gli anni 80, però li stavano iniziando un po' a perfezionare, quindi
parliamo di un picchiaduro, ragazzi, ad incontri, quindi uno contro uno, un fighting game, ragazzi, 1992, Midway pubblica Mortal Kombat. E diciamo, il successo è veramente enorme, il successo è veramente enorme anche perché fino a lì, insomma, giochi con la grafica digitalizzata non è che se ne erano visti chissà quanti, anzi, erano proprio le prime cose che stavano uscendo. Era uscito qualche anno prima qualcos'altro, ma comunque lo stavano perfezionando appunto con questi movimenti quasi, diciamo, proprio ripresi da attori veri, insomma, digitalizzazione, eccetera, eccetera. È stato veramente, veramente qualcosa che all'epoca sconvolse un po' le coscienze, un po' di tutti, anche per il livello, insomma, di sangue, di splatteraggine che c'aveva. E quindi, 1992, ragazzi, esce Mortal Kombat della Midway, ovviamente, vengono prodotti, venduti 27.000 camminati, non so se siano stati prodotti di più, comunque ne vengono venduti circa 27.000 camminati, ragazzi. Il franchise, tutto quello che diciamo che comprendeva il mondo, ciao Super Mario, buonasera. Tutto quello che comprendeva il mondo di Mortal Kombat nel 92, all'uscita del primo capitolo, generò un introito pari circa a 570-580 milioni di dollari. Si cominciava già a parlare di produzioni hollywoodiane. Quindi pensate che con il ricalcolo dell'inflazione attuale sarebbero circa 750 milioni di dollari. Insomma, ragazzi, parliamo di cifre veramente, veramente astronomiche. Cifre astronomiche per uno dei picchiaduro, sicuramente insieme ad altri, ma sicuramente più famosi della storia. Allora, ba 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 ba, eccolo qua. Mica bizze fighe, è vero, è vero, assolutamente vero, assolutamente vero, ragazzi. Perché iniziamo adesso, magari andiamo ad aprire anche Discord, almeno mentre io lo provo, se Marco Abbiamo dormito un'ora in più, ragazzi, onoram allora più, siamo se qui. chiedo a Marco ed Andrea se loro vogliono dire qualche informazione in più, magari di quelle che non dico io all'inizio, così proprio stracciate, proprio solo quelle delle vendite, eccetera. Se ci avete voglia, insomma, mi fate un gran piacere. Oh, Marco Vana, buonasera, carissimo. Buonasera, buonasera. Allora, dicevamo, mamma mia, già la musica, già la cosa iniziale, ragazzi. Ciao Marchetto, allora ragazzi, chi vuole c'è il buon Marco che è sul canale di Dancone che stanno Sono facendo Marco e la Dancone. live, la chiacchierata insieme alla ricetta di Marco. Quindi se qualcuno vuole mettere il link, se qualcuno vuole mettere il link del canale di Dancone, ragazzi, sappiate che stanno in live. Allora, aspetta che passo, eh. E questo diciamo che è uno dei miei. Ciao Luigi Matteo, buonasera, buonasera. Buonasera a lei, carissimo. Eccoli qua, Ale, no, diciamo. discordiani, v'ho messo, occhio. Eccoci. Eccoli qua. Buonasera, buonasera Marco. Mazza quanto sei alto, Alex, Buonasera. che Madonna è oh. Che il volume? Sì, te rispetto a Marco su Discord sei altissimo. Vero? Ma io ce l'ho normale. Prova un po' adesso. Marco, Sì, ci sto. io ti Aspetta, devo no, ma dire. te, Io no, ma te sbasso, un po' io. Non perché non ti sento bene, ti sento troppo bene, forse. ce l'ho normale come sempre a lui. Allora, no, io ti sento tranquillamente come tutte quante le altre volte. Non so in live Voi come. in live, ragazzi, si sente Marco basso, io troppo alto? Vanno bene i volumi in live, ragazzi? O devo toccare qualcosa? Che Sta, dite? Prova, prova, prova. Sa, sa, sa. Allora, Tanto, no, buonasera dicono Alex, tutto buonasera bene. Andrea, Ciao buonasera Ibe. Marco. Benissimo, Ciao benissimo. Ibe. E quindi, ragazzi, No, i live dicevamo. vanno bene, è una Ok. cosa mia di Discord adesso. A L'ho posto. abbassato leggermente io a posto. Quindi, ragazzi, alla posizione numero 9 ci Ciao abbiamo Evi. Mortal Ciao. Kombat del 1992, ragazzi, della Midway. 27.000 cabinati vengono venduti.
con un introito intorno ai 570-580 milioni di dollari. Io qua, quando parliamo di questo, non parliamo solo della vendita del cabinato, ma parliamo del franchise, insomma tutto quello che c'era intorno a Mortal Kombat. Secondo me Mortal Kombat è stato rivoluzionario, ha fatto un step in più per quanto riguarda i picchiaduro a incontri, perché comunque una grafica del genere non si era ancora mai vista all'epoca. Assolutamente. Io, Alex, quello che ho scritto prima, pensare anche ai costi di produzione, che in un gioco come questo sono pure più alti, perché è vero che i cabinati li vendevi a caro prezzo, è altrettanto vero che realizzare un cabinato di proprietario, cioè tuo, non era facile. Soprattutto sui cabinati tipo quello di Mortal Kombat. No, io l'ho fatta. Generici come gli altri, ma erano estremamente customizzati, per cui sì, oltre al costo di realizzazione del gioco, che su un gioco come Mortal Kombat presumo ci abbia lavorato un team non certo come quello di Pac-Man, adesso no, infatti. No, ma io ho visto su YouTube un filmato con il dietro le quinte. Mi pareva troppo bello che ero partito subito con ed è una cosa spettacolare, ragazzi. Se vi capita, andate a vedere, sì. È veramente interessante. C'è pure tutto il filmato di come hanno digitalizzato le immagini. Cioè, capito, qui già c'è coinvolto un cast di attori, quindi pensa ai costi di produzione del gioco. Al di là E nonostante tutto, è solo il nono su 10, quindi bisogna vedere quello che troveremo più avanti, Parliamo di un prodotto, quello del videogame, che per 10 anni è stato distribuito a livello mondiale in maniera clamorosa. Guarda, io già mi chiedo i costi di produzione di Metal Slug, per dirti. Secondo me sono molto più contenuti di questi di Mortal Kombat, sicuramente. Anche perché l'SNK faceva forza pure sul fatto delle console, dello stesso hardware di sala giochi. C'era una scheda sua proprietaria e tutti lavoravano su quella. No, ma che veniva anche distribuito, consolizzato a casa. Niente, mi era adatta, No. Qui c'è un amico che si è studiato un motore grafico suo, ti ripeto, ha coinvolto attori, al di là che si era inventata una cosa innovativa per l'epoca, però... Tra l'altro, sì, assolutamente. Io non vorrei di cavolate, ma mi sa che la scheda di Mortal Kombat girava a 32 bit, non me vorrei sbagliare, perché NARC, che era sempre un coin-op della Midway, era un hardware che girava a 32 bit, cioè un'architettura a 32 bit. No, rispondeva Servatis, che ha detto i personaggi digitalizzati furono una genialata. C'erano già state qualche piccola comparsa nel mondo dell'arcade. Anche Pit Fighter, per esempio, no? Sì. Credo. Pit Fighter è uscito prima di Mortal Kombat. Sì. Sì, ma al di là della realizzazione tecnica, che magari era un po' più dietro la tecnologia. Infatti ha detto, Servati, senti, ma Pit Fighter era lo sceno. Guarda, io comunque, c'è a chi è piaciuto, quindi... Oh, è una madonna. No, dai. Pit Fighter veramente, c'era ragione, Servati, si faceva cagare. Mamma mia, ma pure a livello di giocabilità. Pure il gioco di Street Fighter The Movie è stato fatto così, mi sembra, vero? Sì. Digitalizzato. Che però fa cagare, né più né meno del film. Diciamo. Ma guarda, invece mi dicono che il gioco di Street Fighter The Movie sia molto giocabile, non è ai livelli... Ciao, Retro! No, dai, cioè... vabbè, ho capito che sia... Cioè, se la Tara, sì, ho capito, però se è un gioco della saga di Street Fighter, quindi inevitabilmente... Devo biaccano! Se lo è per tutti i picchiaduro, figurati per un gioco di quella saga, la Tara è Street Fighter... C'ha paragone, dai. No, certo. Però a livello di giocabilità, proprio in sala giochi, comunque sia, non era così malvagio da giocare. Poi però no, certo, c'è di peggio, però c'era anche di molto meglio, capito? Guarda, io il ragionamento che faccio è già il precedente della stessa saga è 100.000 volte meglio, e quello dopo è 100.000 volte meglio. Perché fa sta cosa? No! Finiscilo! Ho vinto! Sì, ma allora, facevi... Zedo, sempre pensato che il design line è stato copiato per fare un personaggio cattivo di Grosso Guai e Chinatown. Ma ce n'è. Sì, Zedo. Ce n'è. Se te, Marco, facevi il gioco con i diritti del film, con i personaggi digitalizzati, ma con le mosse del classico Street Fighter 2, hai fatto.
Sì, sì, no, ma infatti, ma d'altronde non volevano fare, probabilmente nell'idea c'era pure di fare qualcosa di diverso, no? Anche a livello di controlli, di giocabilità e di mosse. Quindi... No, no, ma ci sono riusciti a fare qualcosa di diverso. Ah, che testa di cazzo! Secondo me, allora, forse l'errore è pure paragonare, no? Cioè, lo Street Fighter classico con lo Street Fighter di... Ragazzi, come mena! Però te chiami Street Fighter e il paragone è inevitabile, perdonami, cioè... Sì, però, cioè, voglio dire... Uno è quello, però uno è dedicato al cartone animato, l'altro è ispirato al film. Lo so, però quando te giochi un gioco di Street Fighter, aspetti quello. Ma buttavo su, È come, che ne so... Ciao, Ale! Batman The Caped Crusade, che è un gioco fatto a parte, una storia fatta a parte, e un conto è che tu giochi a Batman The Movie. Cioè, il personaggio è lo stesso, però gli stili dei giochi sono completamente diversi. Sì. Solo che Batman The Movie era fatto bene, The Caped Crusade, insomma. Però è un po' quello che è successo pure con... Significa K the Cats, credo, The Caped Crusade. Ciao Vale da me. E porta la madosca. Ciao, Vale. Comunque Alex non perde occasione per dimostrare tutto il suo valore. Il picchiaduro. Picchiaduro. Con il picchiaduro sì, eh. Io da Mortal Kombat ho sempre odiato le fatali, non sono mai riuscito a fare. Acchiappare. Sì, perché erano molte meccaminose, insomma. Peccaminose, molte meccaniche, peccaminoso, sì, sì, insomma, in quel senso. Meccanico, basta. Sì, cioè, di aggiungere, andava bene così. Ballo. Io di Mortal Kombat all'epoca mi comprai il 3 sul Super Nintendo, devo dire che era... Non sono mai stato un grande amante di Mortal Kombat, cioè io ho sempre preferito Street Fighter. Ma Super Nintendo c'era Killer Instinct. Però... Sì, ancora doveva uscire quando è uscito. Credo, ancora dovesse uscire quando è uscito Mortal Kombat 3. Perché Mortal Kombat 3 è la conversione per Super NES, credo sia uscito visti in sala giochi. Ah, ecco, ok, perfetto. No, là, credo sia del 94. Ma massacrato, eh. E Killer Instinct per NES del 95. Ma massacrato proprio, eh. Però era una... Mi sa che l'ho presi tutti, eh. Per, mi sa che l'ho provati tutti più. Che il 2. Ma non c'era il sangue, però. Lord Darkness, buonasera. Come no? A parte nel primo, solo il primo è stato censurato. Mortal Kombat su Super Nintendo è stato censurato il primo del tutto, nel senso che hanno levato sia le fatality che il sangue. Il secondo è stato censurato incredibilmente solo in Giappone. Hanno fatto il sangue verde e nelle fatality la grafica diventava in bianco e nero. Porca la madonna, semmeno l'uomo. Però tecnicamente anche il primo, al di là che mancava, ti ripeto tutto, cioè, perché se te levi il sangue nei fatality a Mortal Kombat, levi Mortal Kombat praticamente. Infatti, un altro gioco. Niente. Però tecnicamente era meglio su Super NES rispetto al Mega Drive, però su Mega Drive c'era tutto. E quindi. Sub-Zero il mio uomo. Il problema della versione Mega Drive erano i colori, come al solito, perché comunque ombreggiature erano fatte praticamente a in dithering, no? Cioè erano fatte. Beh, sì, sì. E quindi ci perdeva proprio tanto. Infatti vedi tutti quei puntini. Niente. Poi mi sembra che non bruttissimi. Vabbè, vabbè, ma massacrava pure lui, dai. Mi pare che non c'era neanche. Non sono andato benissimo. Allora, andiamo avanti. Andiamo alla... Ma parliamo di te. Allora, sì, qua ragazzi, per la posizione 8 c'è una cosa da sottolineare, in quanto, allora, praticamente a livello di vendita ha superato il suo predecessore, perché si tratta del secondo capitolo di una saga. A livello di guadagno, insomma, per il solo gioco ha incassato meno, però ha generato molti più introiti, perché c'è di mezzo un film, perché c'è stato tutta una serie di modelli, insomma, com'è che si chiamano, le action figures, come cazzo si dice, insomma, sì, pupazzi, action figure, esatto, sì, eccetera, action eccetera. Figure, sì. E praticamente nel 1993, quindi un anno dopo, ovviamente esce sempre da Midway Mortal Kombat 2, che forse è il Mortal Kombat più famoso. Però se il primo ha venduto 27.000 unità, il secondo l'ha venduto 25.000. ma aspetta, c'è una seconda cosa. In un anno, dal 92 al 93, già iniziavano comunque a diffondersi, chiamiamoli così, soprattutto fuori dal Giappone e fuori dall'America, i cabinati, che erano quelli praticamente che venivano ricondizionati, che veniva cambiata la scheda e messo, quindi che non era un cabinato originale. Quindi
a livello di vendite ufficiali ha venduto meno per quello che riguarda i cabinati, quindi ne ha venduti 3.000 in meno Mortal Kombat 2, però in confronto ai 570 milioni di dollari che è l'introito della vendita di Mortal Kombat 1, questo ne ha incassati circa 750, quindi cresce. Però, come ho detto, in questo caso su questa cifra c'è di mezzo appunto i cabinati non originali, c'è di mezzo comunque un film che poi è stato fatto, quindi vengono considerate anche altre cose. Infatti in diversi siti viene messo addirittura fuori dai primi 10, in altri va addirittura più su. Quindi, ma poi Alex, probabilmente avevano anche previsto la vendita sia del cabinato originale che della semplice scheda, assolutamente, però questo non si sa se queste tengono in considerazione, certo. Capito, il cabinato, proprio tutto il kit, il cabinato, scheda, sì, tutto, sì, certo. Cioè, che c'è un costo differente dalla semplice scheda, per cui c'è caso che te vendi tante schede del primo Mortal Kombat, hai venduto tanti cabinati, esatto, e infatti per questo purtroppo tra virgolette il dato risulta un po' falsato, quindi... Però siccome l'ho cercato in più di un sito e più o meno dicono quasi tutti la stessa cosa, a parte che uno lo mette in fondo, uno lo mette molto più su, un altro non lo mette manco fra i primi 10, quindi diciamo che la ragione non si sa di chi è. Comunque Mortal Kombat 2 1993 è l'ottavo gioco che ha generato più introiti secondo questa classifica. Allora, per i cabinati, ma non è meglio andare su Pornhub? Sul sito hai trovato scritto, ma non è ma non è meglio andare su Pornhub? Ma questo per il fatto, Alex, dei cabinati che non erano originali? Anche, sì, soprattutto. Beh, ciao, certo. Ha influito. Allora, il primo Mortal Kombat di che anno è? 93? 92? 92? No, è 91 o 2? 91, beh, 91, aspetta, 91, 91. No, il primo Mortal Kombat è il film. No, il film è del 95. No, il film è più là, Allora, qui si vede la differenza. Mentre Street Fighter proponeva 4G e upgrade dello stesso gioco, Mortal Kombat tirava fuori un seguito diverso in tutto. Eh sì, sì, sì. Anche perché qua vengono introdotte, oltre alle fatali, ci sono le babalidi, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, e poi introduce, perché mi sembra, 4 o 5 nuovi personaggi, se non sbaglio. Allora, sì, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 12. 9 personaggi. Quindi... Se non sbaglio, anche gli animali ci può essere. Quello nel 3. No, mi pare che erano... Sul 2 no, non credo. C'era la papà. Anche le friendship c'erano. Friendship? Allora, praticamente le differenze sono tra il secondo e il primo sono queste. Allora, un nuovo gameplay, più rapido e scattato. Si ha un feedback più immediato quando... Questo sì, sì, ovviamente sempre fatto da personaggi, insomma, digitalizzati. Poi viene introdotta una nuova mossa semplice, comune a tutti quanti i combattenti, detta Roundhouse Kick, calcio a rotazione che spazza via l'avversario. Poi la risoluzione grafica viene aumentata rispetto al capitolo primo di Mortal Kombat. Esatto. La trama si fa più complessa. La grafica viene migliorata. Io sai che volevo chiedere a qualcuno che lo gioca bene, tipo Donnitz, che so che lo gioca bene, se vuole fare una partita a lui, almeno se vede una partita fatta a onor del mondo. Io purtroppo... Leversor era molto bravo, sì. Questo mi pare. Sì, ma Donnitz pure mi ricordo che era bravo lui, il picchiatore è forte lui, Almeno... Fatality. Ah, oh. Sempre questa malà, eh. Ah, poi ovviamente nel secondo l'ambientazione è tutta quanta su Outworld, quindi è molto più, diciamo, fantastico, tra virgolette, come scenario, no? Come stage, eccetera. Sul 2, ma sicuramente Donnitz più di me, anche se non sei ferratissimo sul 2. Poi aspetta, che altro c'è? Allora, Mortal Kombat 2 è diventato famoso anche per essere considerato uno dei più difficili Mortal Kombat mai realizzati, se non il più difficile in assoluto. Nell'ambito del giocatore che viene contrastato alla perfezione del 99% delle mosse che gli esegue, semplici o speciali che siano, è ipotizzabile che i programmatori della Midway tennero conto del fatto... Ciao, Rigel!
che nelle sale giochi si parla cioè lui non mi fa muovere. Gli utenti non dovevano soffermarsi più di qualche minuto per un singolo gioco, e per dare il ricambio continuo agli utenti ed anche per permettere gli stessi di inserire più monete, svilupparono una CPU eccezionalmente robotica di impietosa difficoltà. Si vede. Che mi dici? Cioè, guarda che a me questo non mi fa muovere. Non me... cioè, se sul primo manca. Se sul primo ho vinto un incontro qua e là così... no, un'altra volta, copia. Ah. Se sul primo ho vinto un incontro qua e là così per caso, su questo proprio non mi fa muovere. Guarda, guarda. Mi sa che il cabinato aveva l'alloggiamento con la Bibbia. Assolutamente sì. E davanti allo schermo c'era una cosa tipo... tipo vetro... che ne so... infrangibile, no? Perché per i pugni che gli si davano, perché mi sa che una cosa per fatto cagare come realizzazione l'animazione degli alberi che non ho mai capito. Oh, vabbè, ho capito, ma guarda quanto parallasse c'ha sto livello. No, no, sì, ma infatti va bene, ma andava bene senza gli alberi animati, capito? Anche le semplici facce ferme andavano benissimo. È vero, allora, è vero, se succede all'epoca ti faceva un perfect di seguito. Infatti per dirti, non mi ricordo se in Mortal Kombat 9 o nel 10 c'è la fatality che il giocatore viene lanciato contro un albero e l'albero mangia l'avversario che è stato. Oh, grazie Evil Pig, grazie per l'abbonamento. Molto molto gentile. Non cazzo, comincia a bestemmiare, No. Alex, no! Grazie l'abbonamento Evil Pig. Oh! Ado ha scritto, qui dietro gli alberi ogni tanto guardava Jade, la femmina verde. Ma è vero. Ah, compariva, si affacciava, sì. Niente. Raga. Come il mico Frosty! Manda massacrato. Tra l'altro Baraka è uno dei personaggi più forti del gioco. No, infatti, sì. Infatti lo diceva prima, dice guarda che è uno dei più stronzi, infatti a che faccia? Anche perché viene dalla strada, viveva in una baracca. Ecco. Dai cazzo, non dici. Sì, ma ragazzi, ti dà tre botte e ti ammazza, tre botte malato, Guarda, guarda quello dietro fermo che prende fuoco. Ah no, no. Quello deve essere uno che gli è stato data le fiamme. Sì. Infatti adesso sono sparito, però molto probabilmente schiacciano a caso. Allora, quello che dietro che prende fuoco è Blades, nemico finale di Mortal Kombat Armageddon. Oh, mamma mia. Quante ne sapete? E dichiara subito Barack Obama. E il livello si alza subito. Oh, e porco due. Mamma mia, come caspita mina. Osservate, scrive, quello dietro che prende fuoco è Blaze, nemico di Mortal Kombat Armageddon, che sarebbe il 5, il 6, mi pare. Mortal Kombat Armageddon non viene prima di Mortal Kombat 9. Ah, è un io Baraka, Obama. Quindi dai. È 8. Sì. Baracca contro baracca. Oh, tutti due uguali, che ci capisci? Io sono rosso, cioè io so quello che busca. Era il giocatore della squadra del Baracca Lugo. Porca madonna, ragazzi, è incredibile. Guarda come è incredibile. Se non sbaglio, dice Cervantes. Io mi ricordavo comunque. È considerato l'ottavo. Perché difficoltà non toccavo niente. Tra l'altro molto bello Mortal Kombat vs DC. Ho avuto modo di averlo su PlayStation, veramente veramente figo. Però ovviamente non c'era più la violenza di Mortal Kombat. Non c'era più la violenza negli stadi. Assolutamente no. Sì. Completamente sparite, fatality, sangue, non c'è stava più niente. Comunque devo dire che dopo Calix adesso lo prendo io, Baraka, è cambiato completamente tutto. C'è stata proprio un'inversione di marcia, devo dire. Sì.
e siamo al quinto al sesto incontro sempre contro Baraka. Oh, è selvaggio. Ma come ho fatto a cambiarmi? Mi sono cambiato Davide, che so, Superman? Sì, perché lui se... Sì, Shansung, sì. Su tre c'hai i capelli lunghi, Shansung. È indietro nel tempo con un leggiadro fatto Baraka, il culo si sciacqua, quindi un po' di te. Grande. Adatta! Sì, ma buttava pure dentro l'acido. Io cambierei gioco, te stanno a servizio. Fatality. Però almeno mi sono una fatality, dai. Almeno quello. Basta, ultima partita, Mi è piaciuta questa. Oh, ahimè, metto chi? Un saluto al presidente. Chi era? Reptile? Buono. Quello che era Reptile. Sì, Reptile. Un saluto al presidente del fan club Gaston Padoux, Retropie. E io fu sempre questa. No! Amica, amica, questa era convertita da paura. Mi pare che gli diedero un voto altissimo. Forse medaglia d'oro no, ma gioco caldo sicuramente sì. E io fu sempre questa, un parao. Non mi piace il parao. Sembra un ciambotto. È più figo sul primo. Ma chi? Cage. No! A parte che sembra chiesa. Me l'ha data lui. Oh signore, me l'ha data lui finale. Dai, dai, andiamo avanti. Tanto non c'è da guadagnarci niente. T'ha appiccicato sopra, va. Allora. Oh signore. 89, no. 94 gli dietro. Aspettate. Mamma mia. Cosa? A Mortal Kombat 2 su The Case Machine versione Amiga 94% di voto. Gli ha dato? Sì. Ma era convertito molto 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 bene. Ok, eccola. Allora, posizione numero 4, ragazzi. Scusa, numero 7. Sì. La posizione numero 7, ragazzi, torniamo addirittura agli anni 70. Vi dico solo questo. Bello. Vi dico solo questo. Che figura di merda, lo so, me la date, sì. Allora, dicevamo, torniamo agli anni 70, ragazzi, con un gioco della Atari che, in questo caso però vi devo dire che come cabinati arcade sono stati censiti, diciamo, 100.000 come vendita di cabinati arcade. Che era? Tre giornali, che c'è? Pronto? Si sentiva sotto un cellulare? No, non l'ho sentito. E quindi stavamo dicendo un gioco dell'Atari, ragazzi, 100.000 cabinati, e come l'introito della vendita di questi cabinati, degli incassi, eccetera, eccetera, si aggira intorno agli 800 milioni di dollari. Con il ricalcolo, insomma, dell'inflazione attuale sarebbe circa 1.300 milioni di dollari, scusate. E il gioco in questione, ragazzi, è Asteroids, ma Asteroids perché viene poi convertito anche su diverse tantissime macchine dell'epoca. Quindi quella arcade ovviamente è una delle versioni più conosciute, però più vendute, però chiaramente è stato venduto su tante console dell'epoca. Quindi allora, bottone 1. Guarda che grafica, ragazzi, questo è vettoriale, eh? Ragazzi, posso dire qualcosa? No. Allora, Asteroids è un videogioco arcade a grafica vettoriale realizzato da Atari nel 70. Però come si fa a girarlo? Allora, uno per girare dovrebbe essere... non mi ricordo, mi sa che ci guardavo. Giusto? Mi sa che uno è per girare l'astronave, uno è per correre, uno è per sparare. Dovrebbe essere. Teoricamente sì. Teoricamente? Allora. Asteroids vediamo, uno dei videogiochi più famosi della storia, okay, nato questo gira i videogiochi arcade. Marco, se alzi un po' il volume tuo si sento meglio. Ti sento basso io. Mi sento basso. Però aspetta, se io metto allora questo e questo avanti e dietro, e sarebbe
così, poi per sparare il 3 e per volare il 4, per la cosa questo, vediamo un po'. Vediamo se l'ho messo bene. Marco? Sì, sì, ci sto, il problema è che sto al massimo io come... È vero, però sei basso, Marco. Sì, infatti sei basso. No, non mi si male. Più Alex, Andrea che te. Cosa? Mi senti? Dico, l'ho detto a Marco semplicemente che è basso di volume, gli ho detto se poteva alzare un po'. Ah, fatemi vedere quello che cazzo è per sparare. È okay. Al massimo, cazzo, non so. Allora, questo io ti sento basso, Marco, scherzate, non posso chiamarlo. Non ho motivo, ovviamente. No, no, ma ci credo. Ah, ok. Asteroids, ragazzi. Ciao, Stefano! Pronto? È ancora basso, di sento, Marco. Marco, è basso? Sì, sì, molto. No, ma non è in live, è basso su Discord. Ah, lui? Sì, su Discord intendo io che è basso, no, non in live. Comunque, ultimamente okay. Discord sta funzionando di merda, Curtino, buonasera anche a lei. Aspettate che... Ma poi ti stai passando sempre di più? No, forse perché so... cioè, perché magari sto a fare qualche esperimento io, non lo so. Siccome ho ristallato Windows, purtroppo... Allora, aspettate, Au. Ciao, Black Warrior. Ma se vai su suoni, Marco, e alzi il microfono... Mi sentite un pochino meglio adesso? Sì, un pochettino, sì, sì, un pochettino meglio. Perfetto, ok. Allora. Vai, lasciamo così. Ok. Bla bla bla, prova, prova, prova. Sa, sa, sa. Adesso vai bene. Adesso va bene. Sì, sì, adesso bene. Sì, adesso. Allora, dicevamo. Asteroids è considerato uno dei videogiochi più famosi della storia, nato nell'età dell'oro dei videogiochi arcade. Ideato, esatto, da Lyle Rains e disegnato e programmato da Ed Logg. In Asteroids il giocatore deve guidare una navicella spaziale attraverso un campo di asteroidi, occasionalmente attraversato da dischi volanti. Lo scopo del gioco è quello di colpire e distruggere gli asteroidi e i dischi volanti senza entrare in collisione con essi e senza essere colpiti, speriamo, dal fuoco dei dischi volanti. Originariamente il gioco si doveva chiamare Cosmos ed era molto simile a Space Wars. L'ho letto anch'io. Con la semplice aggiunta degli asteroidi come dettaglio estetico. Successivamente, perché Space War è quello, è il primo gioco, no? Quello che convenzionalmente si chiama il primo gioco. Quello, quello mai, il primo mai fatto, insomma, il primo sviluppato. Esatto. Successivamente venne elaborata una nuova idea, i pianeti. Venne ideato un gioco denominato Planet Grab, che consisteva nel catturare i pianeti semplicemente toccandoli con la navicella, con la possibilità però di distruggere i pianeti presenti nello schermo mentre si combatteva con l'avversario. A dare la svolta definitiva al progetto fu proprio Lyle Rains, che dopo 2 anni rielaborò Cosmos dall'idea iniziale, proponendo le basi dell'innovativo Asteroids, programmato poi magistralmente da Ed Logg. Asteroids ebbe un enorme successo, perfino all'interno degli studi dell'Atari, dove i programmatori erano costretti a cacciare gli altri dipendenti dall'azienda dalle macchine di prototipo. Anche il gruppo dirigenziale dell'Atari era entusiasta del nuovo gioco, tanto che tagliò bruscamente la distribuzione di un gioco che aveva iniziato a far produrre soltanto qualche manciata di mesi prima, Lunar Lander. Addirittura le prime 200 macchine di Asteroids furono messe in commercio riutilizzando i cabinet di Lunar Lander con tanto di decalcomanie attaccate. La fiducia fu ben riposta, in quanto in breve tempo il gioco spopolò in tutto il mondo, divenendo l'arcade Atari più venduto, con 56.665 unità, 47.840 con il cabinet di tipo verticale. E infatti qua dava sopra 100.000, loro le considera tutti questi. Infatti, esattamente. E 8.000... Chissà quanto varrà oggi, per esempio, un cabinato di... Ah, di originale, con tutta la serigrafia, la grafica originale... Penso, sì, valga un bel po' di soldi, sì, 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 sì. Scusa l'interruzione, Marco. Niente, mi pare che da Arcade Story credo che ce l'abbiano il cabinato. Sì, ma originale, però... quello originale proprio o sì. Rifatto dopo, perché è un'altra cosa, No, oddio, aspetta. Molti sono stati anche restaurati, negli anni si rovinano. Dicevo proprio l'originale, capito, con le grafiche originali, con tutto quanto, non so, non so, però voglio dire, le grafiche sono probabilmente state rifatte, perché negli anni si saranno sicuramente rovinate, per cui... Oh, comunque questo dopo la prima partita un po' così così non so male, cazzo.
non so male. Ma questo non è semplicissimo, poi c'è una dinamica di gioco che è un po' particolare, per cui ciao Gufetto. Ciao, no, però è stato bello perché non so male. Ciao Gufetto. No. Ho vinto anche la vita a 10.000, comunque comincia a essere tanti questi asteroidi, Dio svizzero. Non so male. Oh, comunque io non è che dovevo fare tanti sventi, perché 12.000 punti ho fatto, Hai fatto un partitone. Voglio dire. Non è proprio da buttare completamente la partita, dai. Allora, un po' di curiosità per quanto riguarda i dati tecnici di Asteroids. L'arcade di Asteroids è una macchina da gioco vettoriale, vale a dire che la grafica è composta interamente da linee che sono disegnate da un monitor vettoriale. Un monitor vettoriale è simile a un tubo a raggi catodici, ma disegna le immagini similarmente a un oscilloscopio. L'hardware si basa principalmente su una CPU MOS 6502 a 1,512 MHz, che esegue il codice del gioco su una circuiteria di gestione della grafica vettoriale denominata Digital Vector Generator, sviluppata dalla stessa Atari. La caratteristica del DVG furono originariamente sviluppate dal laboratorio di ricerca che Atari aveva... Berto, buonasera, carissimo! Scusa, Marco. E di che, figurate, ci mancherebbe. Quando fu deciso che anche Asteroid sarebbe stato un gioco vettoriale, Delman modificò una scheda di Lunar Lander, che era basato sullo stesso motore, da dare ad Headlock. Il programmatore che aveva avuto in carico la realizzazione del gioco aggiunse più memoria ed aumentò la circuiteria per la gestione dei numerosi suoni del gioco. Lunar Lander è gioco pesantissimo in casa Atari, praticamente. Beh, sì. In pratica sarebbe tipo come immagini... È un giocone, No, ho capito, come immagini, come tutt'altro, proprio uno oscilloscopio su cui gira. Si basa sulla stessa, sullo stesso concetto dell'oscilloscopio, esattamente. Solo che è proiettato su un tubo catodico, invece di essere uno schermo... Ciao, Jack. E già che ci sono, dove cavolo sta? Buona camicia. Dove sto? No, è che sto facendo questo, aspetta. Where are you from? Gaston Padu. Comunque, Marco, volevo dire una parentesi che non c'entra cazzo al topic, è riferito a ieri, e ti fa capire quanto è triste la mia vita in questo momento. Oh, grazie, Jack! Questo volevo fare. Ho scoperto che la sigla di Arrivano i Super Boys, la canzone del mondiale dell'Europeo dell'80. Sì. In realtà è una ispirata a una metal cover di una canzone messicana. Grazie Alberto pure, grazie mille ragazzi. Il gruppo che si doveva chiamare credo Caio, perché il cantante che ha cantato quella canzone era lo stesso di quel gruppo. Ma dai! Ti giuro. Oddio, però effettivamente se c'è. Che stronzo, allora sono comparso. Sembra messicaneggiante, no? Potrebbe. Pensate. Quante ne sai, Andrei? Mamma mia. La cosa grave è che mi sono detto solo a un certo punto. Ma che cazzo sono andato a cercare? E hai messo YouPorn. Guarda, mi togliete un'altra curiosità invece a me. A che ora avete finito di discutere ieri sera poi? Me lo chiedevo anch'io. Tre e mezzo. Sì. Ciao Ivano, buonasera. Quando parli di calcio purtroppo non finisci mai di parlare. Ma sai, Ib, più che altro qual è il discorso? Parlare di calcio sì, è vero, è una cosa che comunque ti interessa e porti avanti il discorso. Il fatto è che comunque si parlava tutti quanti e ognuno argomentava, quindi non è che ci stavano... Marco, buonasera a te, carissimo. Ciao Silvia. Ciao Silvietto. Chi sei, Marco? No, dico che quando si parla con persone con cui si riesce a parlare bene. Oh, grazie, Berta, colpito regalo. Ancora. Grazie, Berta, per l'abbonamento di regalo. Grande Berta. Grande Berta. M'ha ammazzato. E niente. Non so, i discorsi vanno e vengono. Anche a Ib. Ne avete discusso su quel determinato grazie, argomento. Grazie, Berta. No, infatti. Ib, ti ha regalato l'abbonamento a te, eh? Ah, grazie, Berta. Grande Bert, il king assoluto, imbattibile. Sì, assolutamente.
Allora, un minuto che... Quanto ha fatto? Un milione? Che è? Un milione e cento... Ah, uno. Uno. 16.300. Sì, 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 era il numero uno. Un secondo solo che prendo da bere. Dai. Un milione a sfruscio. Capito? Eh? A sfruscio. Sarà tipo a te piacerebbe, una cosa del no, genere. A sfruscio significa... Come ti devo dire? Come te lo spiego? Uno, sì, oh, ma dove vai? Ah, ok. Sì, vabbè. Fruscione significa uno, capito, che si pensa... Beh, una descrizione che ci ha fatto capire la perfezione, Jack. Oh, comunque, Giacomo, ieri, allora, prima partita, meritatissima, 3-0. La seconda ha avuto culo, sì. La seconda, veramente, è stata una partita. Silvia. Che poi era anche, diciamo, abbastanza giocata bene da entrambi, no? Perché pure te hai fatto due o tre tiri in meno di me. Però, porca miseria, ho preso tre pali. Grande Dinamo Vodka, guarda un po', Mr. Andrea, io da quando ho scoperto che CCC Cococò di Pippo Franco è una cover di un bravo disco music di una band congolese, oddio, sono un'altra persona. Guarda che una marea di musica all'epoca era presa a destra, a sinistra. Chi Cococò, curuguruguru, guarda, ma te fai un viaggio in un altro paese negli anni 70, no? Senti, una canzone di un gruppo... Se no, conosciuto in quel paese, te porti il disco a casa tua, fai la cover, chi cazzo lo scopre? Chi lo sa? Bene. Sta arrivando l'Hype Train, vai ragazzi! Comunque, Andrea, ci tenevo a dirti che ieri sera Marco ha perso tutte e due le partite. Vero. Grande Marco Pallazzi. Zero titoli. Ma io pure con Pippo eccomi. Una sola, grazie pure a Marco per l'abbonamento. Grazie mille, molto gentile. Sì, allora, è stata clamorosa. Grazie a Telaio, grazie a Simo. Ah, perché è quasi partito l'Hyper. Sì, però il 50% voglia. Però già abbiamo 4 minuti di Hyper Train. È partito, come quasi qualità? È partito. Sì, ma No, aspetta, io stavo di qua. No, grazie Marco. Secondo livello. Grazie. Sì, sì, scusa Andrea, infatti ho letto male io. Allora ragazzi, abbiamo visto la posizione numero 7, appunto, che è occupata da Asteroids di casa, ovviamente Atari, con circa 100.000 cavinati. Il buon Marchetto ci ha spiegato anche molto bene che sono 60.000, no, dicevi sui 60.000 originari e quell'altro ricondizionati da Gosu, che è Gaviletto. Più o sì, meno. Ricondizionati da Lunar Lander. Da Lunar Lander, esatto. Con un introito pari a circa 800 milioni di dollari, che al cambio attuale, diciamo al ricalcolo con l'inflazione, insomma, attuale, ai valori attuali sarebbero circa 1.350 milioni di dollari. Allora facciamo così, guarda. Siamo in attesa, Tommy, siamo in attesa. Di cosa? Voleva sapere se c'era novità per la partnership, siamo in attesa. Ancora non si sa nulla. Allora, intanto diamo la posizione numero 6. E andiamo. Vai. Ecco. Oh, grazie Marco, grazie. Facciamo così. Grazie pure a te, Jack, per grande Giacomo. Grande Jack. Sì, Reganale, ho detto. grazie Marco, grazie Cerchio, grazie Berta, Marco Ballati, a tutti quanti ragazzi, adesso tutti, grazie, non mi ricordo, però siete stati molto molto gentile. Dicevamo, posizione numero 6, poi dopo facciamo un bel recap delle prime 6 posizioni, sì, delle prime, esatto, fino alla 5. Quindi allora siamo nel 1980, quindi un anno successivo ad Asteroids, quando esce, pensate ragazzi, che esce uno dei primissimi giochi con grafica a colori, perché fino alla fine degli anni 70 la grafica a colori, insomma, la stavano quasi testando. Ci stava qualche gioco che aveva quelle bande colorate, non so se vi ricordate. E no, c'era il monocromatico. O il monocromatico o il bianco e nero, non c'era altro. E quindi... E quindi nel 1980, ragazzi, Williams sviluppa e pubblica Defender, che è uno dei giochi iconici della storia arcade, assolutamente. Defender, ragazzi, vende 60.000 cabinati e genera un introito, esatto, intorno... Esatto, scritto proprio così.
Cosa? No, siccome l'hai detto staccato, allora Bonzo ha scritto Defender. Ah, esatto. No. Defender, ragazzi, genera un introito intorno a tutto quanto quello che c'era, cabinati, giochi, eccetera, 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 conversioni di $1 miliardo. Non è che stiamo a scherzare, ragazzi, $1 miliardo, parliamo di un gioco del 1980, pensate quello che può aver portato sulle casse della Williams. Con il ricalcolo, appunto, diciamo, con l'inflazione e tutto quanto, oggi sarebbero circa $1.5 miliardi. E adesso andiamo a vedere. Grazie a Tommy, è partito live train del Drive Vitas, non so come si pronuncia. Grazie a Tommy, grazie a tutti ragazzi. Hype! Grazie, Tommy. molto gentile. Vi ricordate la canzone di Scooter, Hyper? 1994, credo. Non l'ho mai sentito. Vabbè, siete giovani. Marco, te lo sei detto da solo, Che male c'è. Terrore. Ah, capito, quando lo dici da solo. Certo, da solo me lo posso dire. Non so perché mi dà errore, adesso chissà che avrò preso, in caso non avessi fatto altro, non è possibile. Ce n'è 77 versioni, quale sarà quella giusta? Allora... Nel frattempo, Alex, se vuoi ti do qualche informazione. Sì, vedi un po' perché non capisco perché mi dà errore. Eccolo, non lo so quello che Madonna. Ah, no. Allora, dunque, Defender è un videogioco tipo sparatutto a scorrimento orizzontale. Horizontal shmup. Sviluppato e prodotto dalla Williams Electronics, è uscito in sala giochi nell'81 con copyright del 1980, ma ne esistono conversioni ufficiali per molte piattaforme casalinghe pubblicati dall'Atari. Atari, allora. 2006, 5002, Apple 2, Commodore 64, ColecoVision, oltre ad altre. Il gioco è stato realizzato da un team di persone a capo del quale vi era Eugene Jarvis, programmatore anche di Robotron 2084. Defender è inoltre il primo videogioco nel quale è stato introdotto il concetto di scrolling orizzontale. Marco sta a legge. Ciao Vittorio, certo, sì. Queste cose. Sono a studiato. Ma no, ma non ma ci mancherebbe altro. Ma io ho sempre detto, io leggo. Allora... Il giocatore controlla un'astronave in grado di muoversi su e giù, destra e sinistra, e di sparare un raggio orizzontale. La navicella sorvola un pianeta con non me lo fa partire, non so quello che ho fatto. Simili ai paesaggi lunari. Non so perché non me lo fa partire. Vai, non me lo fa partire, non so quello che ho toccato. Tanto ciao capitano CR7, ciao Vittorio Rebecchi. Buonasera a voi. Vai Marco, scusa. Allora, no, è di che? Nel 1981 è uscito il seguito ufficiale dell'arcade, chiamato Stargate. Il seguito arcade successivo fu Strike Force nel 91. Allora, è questo che termina. Altri titoli uscirono solo per piattaforme domestiche. Star Raid dell'88 e Defender for All Mankind nel 2002 per varie console. Oltre alla serie ufficiale, si può dire che Defender inaugurò un intero filone di giochi simili, tra cui Repton e la parodia Attack of the Mutant Camels, quello che abbiamo visto un sacco di volte, Alex, sulle cassettine del Commodore. Sì, esatto. Ah, la Williams tra l'altro produce anche un omonimo flipper basato sul videogioco Defender. Curiosità. E ispirò anche un gioco da tavolo della MB per due giocatori. Esso si svolge su una scacchiera dove ciascun giocatore controlla una serie di proprie astronavi, mentre gli alieni possono essere controllati da entrambi. Ehi, Dusty, non è facile, eh? Vediamo se trovo qualcosa per quanto riguarda... Forse ce l'ho un po' alto. Sì, questi stasera sono tutti arcade. Ciao Enzo, buonasera a te. Ciao Enzo. Questi sono ragazzi, anticipazione, perché tutti quelli che hanno partecipato alla live train fra un minuto riceveranno delle emoticon questa sera di cani e gatti. Che carino, che bello. Lo dicevo, le città suprema qui, Lo dicevo, le emoticon di Marco a tutti. Qua devi tenere sotto controllo un sacco di robe, perché vedi, c'hai la bomba, c'hai la cosa, vedi?
Ciao. Poi ha una velocità estrema, davvero. Però lo scrolling è molto veloce. Ciao capitano. Ma apposta ha già avuto tanto successo anche per quello, perché comunque non era un gioco, capito? Ma guarda, 50 frame al secondo, ragazzi. Questo era uno spettacolo in sala. E chi l'aveva visti mai 50 frame al secondo? Capito? Oh, ma se a loro gli ha generato un miliardo di introiti, ci sarà, no? Un motivo. Si vede che all'epoca, insomma, ci giocava la gente. Beh, vabbè, ma poi era innovativo questo qua. Era il primo gioco che c'aveva lo scrolling. Ragazzi, torno subito, eh. Vai, si accelere. Vado a fare una doppia P. Mi ha proprio... Porca miseria, però... Devo andare più piano, perché praticamente... Ma qui già la difficoltà era impostata di suo, cioè non potevi sì, non modificarla. Lo so, basta guardare il radar, ma se guardi il radar non ti accorgi di quelli che è quello, capito? Io cerco che vado guardo sopra e guardo sotto, ma non è facile, anche perché c'è il tasto che praticamente funge quasi, diciamo, da acceleratore, il secondo tasto, questo, vedi? A seconda di quanto lo schiacci. Ah, quindi può pure rallentare, ok. Sì, perfetto. Allora, via, tutti a postare le emoticon dei cani. Dai, che sono arrivati, i cani. Cai gatti. Io invece pensavo che con la lettera analogica del pad... No, quello serve solo a dare sopra e giù. Vedi che c'hai vedi, c'hai solo su e giù come cosa. Ok, ok. E poi c'è l'hyperspazio, esatto. C'è la smart bomb, che è questa... che ammazza tutto praticamente, è come il raid, li ammazza stecchele. Tra l'altro, ragazzi, mamma mia, non so andare, vabbè. Scia già cominciato, sì già siamo in piena epoca zanzara, sì. Io non ne vedo da mesi, sinceramente. Beato te. Io qui so piano. Allora, poi pensa che sto in campagna, Marco. Manuel Liffano, buonasera, non so se stavo salutando pure a te. Che lì, Andrea? Niente, mi fa ridere Silvia. Cioè, ce ne sta uno. Che ha fatto Silvia? Io vorrei ridere io? Le donne. Fuori dal letto. Nessuna pietà. Nessuna pietà, la signora. Vedi, anche per me. Sì, siamo signora. Ancora in Hypertrain, credo. No, è finito. Finito? È finito al terzo livello, siamo arrivati. Quanti livelli sono in tutto? Non so se c'ha una fine. Nel senso che ogni livello c'hai un tot di tempo per raggiungere l'obiettivo, è che in quel determinato fascio. Allora, che stronzo. Hai visto che fare testa un tot di abbonamenti o un tot di bit donati. Ma è non so se esiste. No, parte nel momento in cui una serie di persone fa abbonamenti o donazioni in una fascia temporale molto breve. A che parte? Se innesca. No, bomba grande. E devi essere anche scaltro a sparare la bomba quando è ora. Ma si dietro, a luglio è estate, è normale che fare caldo. Già fa il caldo qua, perché io di solito tiro fuori il mammut a luglio. Sì, infatti. Porca miseria, se è difficile, ragazzi. Sì. Domani, allora, bene, qua ragazzi, da noi ha messo pioggia. Da domani fino a sabato è sempre così, brutto. Pioggia, temperature che scendono. Ma ho i miei dubbi. Cioè, le previsioni, poi dopo quello che farà. Chi vivrà. Oggi era un caldo maledetto, sì. Sì, oggi veramente tanto caldo. Porco Dio. Pensa a quello che c'è qui. Bomba, si sta meglio di sera che la mattina. No. Cosa? Si sta meglio la sera che la mattina sugli alberi del foglie. Chiuderei così la frase. No, poi lui ha detto pure no. Alla fine. Sì, però la versione è più poeta. Dai, ma porco due. È incredibile. È incredibile la difficoltà di sto gioco. Guarda, è proprio lui! Niente. Incredibile! Ultima.
faccio l'ultima perché sto a fare delle ricche figure di merda, ragazzi. Stasera, stasera. Sono curioso di sapere l'effetto del tuo sparo. Come è fatto? So. In che senso? Ah, sto coso, sto. Sì, sta sbavata. Sembra un color cycling in realtà. Sì, è un color cycling quello, sì. Ma è tutto quanto. Cioè, calcola pure le esplosioni sul color cycling. Pure sì, tutto, sì. Tutto, cioè, si basa tutto su questo. Ma si è fatto molto bene questo gioco, raga. Penso che all'epoca spaccava questo. O vedi vincere la gioco. Quello che stupisce è che c'ha una velocità allucinante. Quello. E che nonostante la velocità comunque è fluido. Ah, madonna. Bello, molto bello. È molto bello. Poi devo dire che Alex lo gioca veramente bene, quindi ce lo fa apprezzare di più. Poi è molto psichedelico questo effetto dello sparo. Sì, no? Sì. Lo sparo è fighissimo. È veramente fighissimo. Dai, ma porco due. Voglio. Cioè, piuttosto che il solito trattino, capito? Chissà se qua sono stati anche fatti dei record. Voglia. All'epoca. Cioè, all'epoca. Credo, non credo d'Alex. No, 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 però... io no. Del record delle stemmi hai fatto qui, forse. Ma gli omini sotto. Questi che ogni tanto allora, si vede. Secondo me quelli là sono le persone da salvare, perché gli alieni se li prendono... e se li portano via. E sì. Tu, per esempio... E vabbè, ma devi essere un cecchino proprio per riuscire a uccidere l'alieno e salva quello, cioè. Allora, andiamo avanti, ragazzi, fu un'altra partita. Fanne un'altra. No, da vedere è fighissimo, eh. Capisco che vai via di testa forse dopo un po' a giocarci così. Cioè, questo non è un gioco che te lo puoi giocare per un'ora di fila. No. Beh, oddio, è abbastanza monotono come gioco, se poi vai a vedere. No, sì, però capisci che la velocità che c'ha ti comporta che ci deve avere un livello di attenzione delle reazioni veramente... È quello! Quindi stai superiormente in tensione se lo giochi. Ma non si... cioè, non muori se vai sul... No, no, sfondo. Però no, posso salvare questi? No, sì. Infatti sì. Però quando li prendono loro, tipo adesso... Quando cascano muoiono, ovviamente, perché... Sì, li devi prendere tu prima che cascano. Ah, il nome Defender, dice Vittorio, è proprio perché devi difenderli dagli alieni. Non era manco difficile, Cioè, il bello è quando loro cascano, arrivano a terra, si frantumano pure le persone, pure gli omini. Li devi prendere al volo quando... Io praticamente adesso aspetto. Se loro uno lo va a prendere, col cazzo adesso... Guarda qui, bomba! Bomba? No, proviamoci, dai. Voglio salvarne uno. Ah, quello forse stava andando giù, eh. Ah, il tasto auto... niente. Se li porta in alto diventa più veloce. Porco due. Vittorio Rebetti dice: io in sala non sono mai riuscito a fare una fava. Un mio amico era un mostro. C'è chi può e c'è chi non può. Lui può. Niente. Io non può allora. Io non può. E manco io, eh. Ciao Luca Zeta, buonasera. Ciao Luca. Allora, quindi... andiamo ai dischi caldi. Allora, prima di andare alla posizione numero 5, dove troviamo un gioco molto molto bello, molto interessante, sì, facciamo un piccolissimo recap delle delle ultime posizioni, scusate. Quindi, decima posizione Donkey Kong, 132.000 unità, 280 milioni di introito. Mortal Kombat 2 alla nona posizione, Mortal Kombat alla posizione 9, ci chiapperò, del 1992, ragazzi, con 570 milioni di dollari e 27.000 unità vendute. Posizione numero 8, Mortal Kombat 2, siamo nel 93. Midway, sempre ovviamente, 24.000 cabinati ufficiali venduti e un introito pari a circa 700 milioni di dollari, però c'è tutto quel discorso che ho fatto prima, quindi sono dati
diciamo non proprio veritieri. Posizione numero 7, Asteroids 1979 dell'Atari, 100.000 cabinati venduti ufficiali e un giro d'affari intorno agli 800 milioni di dollari. Mamma mia. Poi andiamo, posizione numero 6, quella che abbiamo appena visto, Defender, siamo nel 1980, la Williams, e 60.000 cabinati ufficiali venduti e un introito pari a circa un miliardo di dollari intorno a Defender. Posizione numero 5, andiamo sulla top 5, ragazzi, siamo nel 1993. Il gioco... Ciao XM Max. Ciao XM Max, buonasera. E, dicevamo, scusa, posizione numero 5, 1993 da Midway. I cabinati venduti sono relativamente pochi perché sono 24.000. Ma questo per l'introito, aspetta, l'introito che gira intorno a questo gioco, ragazzi, è di 1 miliardo e 100 milioni di dollari. Di che anno è, scusami? 93. Che USA. Riportato ai giorni attuali, ragazzi, sarebbe circa 1 miliardo e 800 milioni di dollari. Quindi di Mortal Kombat tanta 2. Tanta roba. Il gioco in questione, alla posizione numero 5, ragazzi, ve lo faccio vedere. Grazie a Massi, grazie mille. Grande Massi. Grazie per l'abbonamento, Massi. Grande Rode Massimo, il grande gioco Massimone. In questione, ragazzi, con 1 miliardo e 100 milioni di dollari di introito è NBA Jam. NBA Jam, ok. Yeah. Fabrizio, buonasera a lei, carissimo. Roba. Bella storia questa, ragazzi. Sì. Le versioni erano curate dalla Iguana per Super Nintendo e Mega Drive. Questo Marcone... Io e Marcone ci siamo scoppiati. Sì, confermo. Questo è divertentissimo, questo gioco, ragazzi. Molto divertente. Molto. Questo ci abbiamo sempre in sospeso quel famoso torneo in coppie, eh? Sì. Che dobbiamo fare. Sì. Allora, Vittorio, io infatti dico, l'avevo detto prima, forse ancora non è arrivato. Io quando parlo di... i soldi, insomma, come introito c'è tutto intorno, c'è sia i cabinati, ci sono il merchandising, c'è insomma le licenze, eccetera eccetera. In questo caso, ragazzi, comunque parliamo di 1 miliardo e 100 milioni di dollari, insomma, non proprio caccolette, direi. No Stay in school. Ciao Deliccioli, che bello questo. Ciao Deliccioli, veramente bello questo. Sì. Ma chi sta giocando? No, me la prendo perché l'avevamo configurato in due. Sì. L'avevamo configurato in due e quindi me lo prendo in doppio. Questo poi c'aveva una serie di codici per cui tu potevi crearti la password e salvare la partita pure nell'arcade. Ah sì? Mi pare, non vorrei di una cazzata. Allora, aspetta. Sapevo i trucchi per far uscire i personaggi di Mortal Kombat. Oh, Dericcioli, grazie. Quanto grazie. Siete belli? Io no, quanto sono belli loro. Ok. E niente, me ne prende due lo stesso. Porca Eva, ma non ce l'ho. Allora. Ah, perché c'ho questo. Io sono più bello. Il player 3. Ah. Niente, ho sbagliato un cosa. Cosa? Ah. Eh sì, infatti se gioco da solo almeno vinco. Chi è? Permesso? Scusate un attimo se disturbo, ma è il mio gioco preferito questo. Oh, carissimo, tutto a posto? Ah, grande Dino. Volevo dirvi che oltre alla data che sceglievi, che ti permetteva di salvare il cioè non salvare la partita ma tenere il record memorizzato per le partite successive, c'erano anche dei codici da inserire per sbloccare dei personaggi che erano i programmatori del gioco. Adesso a memoria ricordo solo uno Snow 3 gennaio, se provi a farlo ti esce. Niente, mi fa sempre il doppio. Ha già fatto 25 luglio. Alex, perché penso devi avviare il gioco, se no te la devo. Ah, perché già start qua, porca Eva. All...
allora Alex, e allora dietro. E allora e vedremo se gli la famo la quarta orta a farlo partire. Il coin facciamo un torneo 2.2, io qui voglio giocare assolutamente. Sì, questo l'avevamo messo in cantiere qualche tempo fa, e poi dopo per un motivo o per un altro non è stato fatto, non mi ricordo, perché forse la sera che dovevamo farlo c'era qualcos'altro, se non erro, abbiamo fatto ok. Allora, chi seguiamo? Abbiamo Houston. I più forti sono in Chicago, perché c'erano Pippen e Horace Grant. Ma te lo segui o lo seguivi? Lo segui, insomma, il basket. Il gioco non c'è Jordan, naturalmente, qui. No, perché non aveva dato i diritti, ovviamente. Peccato. Perché poi aveva tutto... I più forti erano cosa? Shandor. No, non so se si è appena ritirato lui, No, questo è del... 93. No, meno. Che 93? No, è impossibile che sia... No, no, c'era, mi ricordo. Il gioco del 93, Lui aveva tutta una serie di contratti a parte, già. Sì, certo. E c'è Reggie Lewis nei Boston Celtics, che poi morì quel periodo lì proprio. Però non so, sai, perché l'altra volta vedevo che giocammo una volta, forse la versione per il Nintendo. Andrea, che ci stava Mister Andrea, fa, tirato? Sì. Che la versione per Nintendo c'aveva i giocatori che erano diversi rispetto alla versione questa qui, che penso sia la allora, che c'erano fatto le stagioni successive. Esattamente, c'era il roster di Nintendo, ma anche su tipo NBA Live, che è uscito il primo nel 94-95, sia su Mega Drive che su Super NES. In realtà i due giochi hanno due roster di giocatori differenti, perché uno c'ha, è aggiornato, essendo uscito leggermente dopo, è aggiornato la stagione più recente. Vedi. Ah, vedi, dice... Adesso quale, non mi chiede quale, a che stagione, perché onestamente non mi ricordo. No, il gioco questo è il 93. Poi, questo è il primo NBA Jam, ma solo due giocatori per squadra. Sì, dopo c'era NBA Jam Tournament Edition. Sì, esatto. Dove potevi fare delle sostituzioni, perché sì, c'erano quattro. Ce n'erano quattro, per aiutarsi. E cinque, forse. Quattro. Al modo per vincere questo gioco è menare quando devi rubargli la palla. Qui quando capisci come funziona il connubio tra il turbo e quello. Parla e fare schiacciare. Perché la barra del turbo in realtà si consuma ogni volta, poi si ricarica subito. Però se impari a fare quello, hai fatto. E se fai tre canestri consecutivi vai on fire, il turbo e segna quasi tutti i tiri da te. Sì. Allora, vi do qualche informazioncina sul gioco. No! Allora, il gioco non è realistico, ma è incentrato sull'azione frenetica e spettacolare. Non ci sono falli, i giocatori possono liberamente darsi spintoni, tiri a canestro, sono spesso acrobazie surreali. tipo quelle che faccio io. Sì. La versione da sala giochi conteneva i giocatori e le squadre aggiornate alla stagione 92-93, mentre le successive versioni domestiche erano aggiornate alla stagione successiva, la 93-94. Ah, vedi? Scade il tempo, Ale, se no non parte. Sì, infatti lo mandiamo avanti dopo. Le partite sono 2 contro 2. Ogni atleta può essere controllato da un giocatore o dal computer. Quando un giocatore ha il compagno controllato dal computer, può comunque decidere quando farlo tirare o passare, sempre usando i propri pulsanti. La telecronaca degli incontri è affidata alla voce di Tim Kidsrove, che a seguito delle azioni più spettacolari o dei canestri più fonambolici esclama frasi quali Bumba Shakalaka e He's Heating Up, It's a Show, chiamando i giocatori più celebri con i soprannomi in voga in quelle Bunga stagioni. Bunga Shakalaka? Sì. On the river. Uno su tutti, The Diesel, ovvero Shaquille O'Neal. Una delle caratteristiche della serie NBA Jam è la possibilità di arricchire il gioco con le cosiddette easter egg, una serie di trucchi che permettono di scendere in campo impersonando Bill Clinton, la moglie Hillary o altro. Bill Clinton. Inoltre è possibile giocare in modalità Big Head con le teste dei giocatori più grandi. In base alla versione del gioco, per motivi legati alla concessione dei diritti e allo sfruttamento dei marchi, i giocatori facenti parte delle formazioni variano nelle varie versioni del gioco. Vabbè, qui poi c'è sta la lista delle variazioni, ma vabbè, risparmio. Io poi ricordo una cosa. Che siamo più di 100. Oltre a questo più recente, e a ringraziare chi mi ha regalato l'abbonamento prima, che non ho neanche visto il nome, Jacopo forse, ringrazio ancora. Sì, Oberto, non mi ricordo, Oberto Cech, sì.
Io ricordo all'epoca, quando giocavamo in sala giochi, che giocando in 4, 2 contro 2, c'era una selezione di tasti da fare prima di iniziare, tipo per intenderci quella di Bubble Bubble, per avere subito sì, i trucchi. Che sbloccava un gioco di carro armati. Sbloccava un gioco di carro armati. È vero, è vero. Però non so dove andare a recuperarla. Mi ricordo che c'era qualcuno con una rivista che ci portò sta roba e una volta sbloccammo questo gioco dei carro armati fatto di... Allora di Marco, no, io controllo il giocatore 1, quell'altro è della GPU, però come diceva prima Marco, praticamente puoi scegliere te quando far tirare o passare al giocatore della GPU. Esatto. Per il resto però si muove da solo. Per fortuna. E comunque controlla Olajuwon, Nepiz e Figi, eh. A chi? Allora, comunque la strategia qua in due è che uno prende quello grosso e mena tutti e l'altro che, sta fuori. Che Marco devi sapere che questo, una delle serie che lo abbiamo provato a giocare in quattro, io giocavo io e Duncan, quindi già ha già detto tutto. Io e Duncan un attimo tiriamo. Oh signore. E poi c'era, mi ricordo che costava perché era... Sì, costava per degli altri nel classico arcade, è vero. Un credito per quarto. Però se giocavi 2 contro 2, 4 umani, chi vinceva aveva 4 quarti gratis contro il computer dopo. No, dovevamo dire au! Au! No! Ma che facciamo? Già passiamo uno con l'altro? Tirali! Niente. Siamo due imbecilli. Niente, non ce la fa, non ce la fa. Era quasi meglio Mortal Kombat. Ciao Saturni, esci. Cioè, stavamo sotto lì, già passiamo, capito? Ciao Simo, buona a te. È che è abbastanza settato quello script per tenere la partita equilibrata. Sì, cioè, quando tu sei avanti di tanti punti, loro diventano forti. È come quei giochi di guida che chi stava dietro quando giocavi due andava più veloce di chi stava sì. Avanti. Sì. Che è una cosa prettamente arcade questa. Poi hanno messo anche per quella cosa, però c'era una sezione di una selezione di bottoni da fare all'inizio per grande tagliela. No, guarda si imbecilla, la tira non tira mai, tira da giù, guarda però... che faccio, guarda che faccio. No, ciao Saturnino. Oh, no, madonna, grande no, manca te. Scusate se sono intervenuto nella chat tecnica, ma quando vedo NBA... Ma va, va. Porca madonska. Quando vedo NBA... Magari tutti quelli che sono passati qui, Dinamo. Oh! Sono intervenuti in questo modo. All'ultimo istante! 31. Grande, mamma mia! Che cioè, ho vinto all'ultimo? No, al terzo o quarto. Mi pareva che mi aveva fatto vincere. Jack, non ho capito se era il terzo o il quarto. Mi pareva che mi aveva fatto vincere. All'ultimo quarto si fa una schiacciata grossa e gli rompi il tabellone. C'era quella cosa qua, se lo ricordate. Acciuffato! Dai, tira quando stai lì su. A cerfo. Comunque Alex, quando l'avversario ha la palla, devi tenere premuto il turbo e schiacciare il passaggio per spingerlo. La GPU che mi tira da tutte posizioni strane, che morisse Lugu. No, ma glielo dici tu, ti tira. Ah, quindi è colpa mia. Lui tira. Perché lui quando io dormo, lui dorme. Di passare o di tirare? Niente. Avevo recuperato palla. Hai visto, sono stata una merda veramente. Tira! Vado in scimmia quando vedo questo gioco. Se era fatta le ad io. Bubu. Settete. Allora, abbiamo detto turbo e passaggio. No, ho menato il mio. Porco due. questa anzi è biglia, no, meravigliata. Oh, comunque 37 pari, nonostante sto giocando del merda. Le è un partito. Intanto non so se hai notato nel coso, nel tabellone dove ci sono i giudici, lo sponsor Tortoise. Grande! Pizzeria. Siamo andati avanti. È
porco due loro, però, ragazzi, mamma mia, è curato bene sto gioco, cioè pure graficamente, mamma mia, ci sono pure pubblico roba. Che quando fai canestro si anima. No, mi sono fatto le, ma vedi gli spalti che sono in parallasse? Sì, sì, te sei fatto il là. Ma perché in questo modo hanno creato questo senso di profondità e facendo semplicemente alzare Andre da tre. Grande, siamo passati in vantaggio. Ci sono i personaggi qui in primo piano che alzano pure il braccio. Viene, alzano e si abbassano semplicemente la linea di parallasse, tra virgolette. Sì, sì. E esatto. Porco due, ma loro mena però. Effetto onda, no? Che è fighissimo, però, perché è dinamico, ti dà l'idea del movimento del pubblico, è fighissimo. E poi sono animati. No, Oberzo, comunque. In realtà però hanno animato solamente. Comunque, ragazzi, Oberzo. Le prime file, no? Oberzo proprio di misura, 45-43, non è che Oberzo chissà che, Questa sta un'ottima. Mi fai fare una partita? Sì, dopo fammo, adesso fammela avanti, dopo te la può fare, va bene? Assolutamente. Adesso finiamo la classifica almeno. Allora, quindi questo, ragazzi, ci abbiamo al quinto posto, abbiamo appena visto NBA Jam della Midway. Number 5. Con 20.000 cabinati venduti, 22.000, anzi scusate, e... miliardo. Poi c'è un transatlantico per portare il cabinato da NBA Jam, sì, che era gigantesco. Sì. Beh, te credo. Era grandino, sì. Allora. Perché c'era dentro Shaquille O'Neal pesante. Esatto. Allora, ragazzi, posizione numero 4, non ve lo aspettereste mai, non ve lo aspettereste mai, secondo me, o perlomeno io, quando sono andato un attimo a cercarsi informazioni, non me lo aspettavo. E secondo me anche voi. Allora, no. Allora, posizione numero 4, ragazzi, siamo nel 1981. Allora, vi dico già che sui primi 4 ci sono tre giochi che non vanno oltre gli anni 80 e poi non vi dico più nulla. Però in questo caso, posizione numero 4, 1981, ragazzi, ve lo dico, sì. 125.000 i cabinati venduti, sempre come stima, perché chiaramente non è che ci può, diciamo che nell'80 non c'erano le informazioni che c'erano adesso e sicuramente non tutti già avevano esatto, un inventario completo di quello che faceva e che non faceva, quindi è sempre comunque stimato. 125.000 cabinati venduti genera un introito a tutto tondo di 1.200.000.000 di dollari, mamma mia, che è tanti, che al cambio attuale, chiamiamolo così, con l'inflazione attuale, col costo della vita attuale, sarebbero circa 2.5 miliardi di dollari. Mamma mia, tanta roba. Il gioco in questione, ragazzi, è un gioco che non c'ha nemmeno bisogno di tasti, c'ha bisogno solo di una manovella. C'è tipo Arkanoid. No. Pac-Man. No, Pac-Man devi saltare. Pac-Man, peggio. Mrs. Pac-Man. La moglie di Pac-Man. Pong. Mrs. Pac-Man, ragazzi, al quarto, il quarto gioco che nella storia ha generato più introiti, ragazzi, è appunto Mrs. Pac-Man. Te adesso siamo 97 persone, 98 in questo istante, quanti di voi si aspettavano una cosa del genere? Io non ho mai giocato questo calcolo. Pac-Man, Mrs. Pac-Man no. Dopo l'uscita del primo Pac-Man è diventato un fenomeno mondiale subito, Pac-Man. Infatti umano. No, però ma io non dico quello, io dico nel senso che io magari facendo una classifica ci avevo messo altri 10 giochi avanti a questo, magari, no? Perché no, magari devi sempre considerare il periodo, cioè appunto, infatti io quello già negli anni 90 i cabinati cominciavano a essere un pochino meno distribuiti, il cabinato ufficiale intendo, no? Giravano molte più bootleg, molte più, per cui è facile che i più venduti siano tutti negli anni 80 o nei primissimi anni 80, perché dopo c'è anche Miss Pac-Man, che ho detto? Miss Pac-Man. Ho detto Mister? Sbagliato. Mrs. Pac-Man, che ho detto? Se ho detto Mister ho sbagliato io, scusate. No, hai detto anche Junior Pac-Man, no? C'era anche Junior Pac-Man, sì. Se fu Junior, certo, sì. Che se non sbaglio lo Junior, la novità era che scrollava un pochino, che scrollava, lo schermo, sì, un po' sì, più lungo. C'era le porte, se non erro, su Junior, dovevi prendere le chiavi, era quello? O mi sbaglio? Potrei ricordarmi male. Lo schema è identico al primo, fondamentalmente. Forse io avevo Junior Pac-Man sull'Atari 2600, se non ricordo male.
Madonna, che poi la conversione di Pac-Man per Atari fu pubblicizzatissima, dove se in realtà fu una merda a livelli, però vendete tantissimo uguale. Ma quella di Pac-Man, non quella della... no, Miss Pac-Man. No, 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 quella di Pac-Man, dicevo, Pac-Man proprio. La conversione per Atari. Ah, ho detto Missis, allora ho sbagliato io, è Miss Pac-Man, scusate, scusate. Miss, vabbè, non Missis, scusate. Era attesa da morire perché Pac-Man era il gioco all'epoca. Scusate, scusate ragazzi. Mamma mia. Oh, Fia Malossi, carissimo. Ciao, no, Fia. Grazie, grazie per il ride come sempre. Grande, grande Fia Malossi. Volete sapere? Sì, sì, ho sbagliato io, Varg, scusami, scusami. Ho sbagliato io. Allora, chi è che fa lo sciottino, ragazzi, solito per i Fiermalossi? Che ci ha fatto ci penso io. Raidone. Tutto allora. A posto? Vedete, qua in questo caso cambia i livelli. Stanno cambiando i livelli. Cosa che invece sul primo Pac-Man, 256 livelli, era tutti lo stesso schema. Solo che cambiava leggermente la velocità dei nemici e il comportamento. Ma qua i livelli erano uguali. Cioè, nel senso, il numero di livelli erano uguali a quelli di Pac-Man? Guarda, sinceramente, se siano 256 come sul quello originale, non te lo so dire, perché non l'ho cercato, quindi ti direi una cazzata. Però, comunque, i livelli, la cosa che cambia rispetto, oltre che te fa bestemmiare di più, la cosa che cambia rispetto al Pac-Man è appunto che i livelli qua, quindi cambiano praticamente lo schema, è diverso, non è sempre uguale, invece su Pac-Man... che poi dopo diventa anche un marchio di fabbrica, perché c'era tutto uno schema particolare per poter raggiungere, per poter fare tutti i livelli, insomma non era una cosa fatta a caso, ma anche il discorso è molto importante sapere che non tutti i fantasmini, soprattutto sul primo, su questo non ve lo so dire, non hanno assolutamente lo stesso pattern di movimento, assolutamente. No, certo. Ce n'è uno che segue sempre il tuo, quello che fai te, ce n'è un altro che segue sempre un giro predefinito. Insomma, c'è tutto, ragazzi. Uno gira all'opposto di dove giri tu, esatto. Uno ti viene incontro e uno fugge da te. C'è tutta una letteratura dietro. Pinky e Clyde. Comunque, ragazzi, c'è tutta. Pinky e Franco. E Clyde. C'è tutta una letteratura dietro a Pac-Man, ragazzi, che ci sarebbe veramente, che uno sembra che sia un gioco, vabbè, un labirinto, mangi questo, c'è intorno, c'è veramente. Non ricordo quale, ma anche il nome dei fantasmini giapponesi, che non è quello che ho detto io, questo qui, sono i nomi americanati nella versione occidentale, hanno un loro significato che adesso onestamente non ricordo. Sì, perché dopo, a seconda della versione giapponese, c'è un nome che poi è stato riportato su quella americana, esatto. Che poi su quella europea diventa, cambia il colore, e porco due quanto è difficile, che ho fatto, 3 livelli, 4 livelli, te massacra. Che poi sto notando che a differenza del Pac-Man classico, qua il power dura molto di meno. Sì, però forse perché ero già al quarto livello, eh? No, ma pure al primo livello ti dura pochissimo, eh? Per quello che dicevo. È molto più difficile anche da quel punto Vediamo, di vista. Cioè, guarda, adesso l'ho preso. Tra l'altro, Pac-Man. Sì, dura un po' meno, è vero. La versione giapponese si chiama Pac-Man. Però venne cambiato perché sembrava un altro tipo di parola, che quindi no, che sarebbe poteva essere cambiato, insomma, dai ragazzi dell'epoca. Sì. E quindi cambiarono. Però la versione originale, il cabinato originale è Pac-Man. Sì, assolutamente. Mame, se vuoi giocare all'originale devi cercare Pac-Man. Dici Pac-Man. Sì, sì, assolutamente. Se no, c'è pure il bootleg, però non è quello originale, via. Esatto. Chissà quante gobbette dalla P avrebbero cancellato, Che terribile. Allora, modalità di gioco. Il gioco si basa sugli stessi punti che fecero la forza di Pac-Man, ovvero tentare di mangiare tutte le palline prima che i 4 fantasmi che si aggirano nel labirinto mangino te. Tra le modifiche apportate nel labirinto con 2B, oltre all'aspetto del protagonista, proviamo il labirinto è ora di 4 forme e colori differenti che cambiano ogni 2 livelli. Le pareti interne hanno un colore pieno e non sono solo contorni. È vero, perché sul primo è sempre lo stesso labirinto, mi pare. Sì. È sempre lo stesso. Ci sono 2 coppie di warp tunnel, ovvero i tunnel che trasportano dalla parte opposta del labirinto. Questi? I 2 frutti che compaiono in ogni schermo entrano nel warp tunnel, girano per un po' nel labirinto e se non mangiati riescono dagli stessi. Il comportamento dei fantasmi non obbedisce sempre alle stesse regole, è random.
Rispetto a Pac-Man, quindi, viene tolta ai giocatori esperti la possibilità di quello diciamo ripetitive che gli permettevano di andare avanti praticamente a oltranza. Il gioco offre, come d'altronde il suo predecessore, di un bug che impedisce di proseguire oltre il 256esimo nel livello. Ah, quindi c'è il bug pure qua? Sì. Nel livello 256, infatti, il labirinto scompare, così come i puntini da mangiare rendono il gioco ingiocabile. Ma chissà perché, però l'ha ripetuto pure questo. Perché? Allora, gli stessi, cioè il numero dei livelli è lo stesso di quello di Pac-Man. E c'aveva lo stesso problema, che a livello 256 si blocca praticamente perché non puoi andare avanti. Allora, ma strano, la sequenza di frutti è come il primo invece. La vecchiaia non ci aiuta, eh? Non mi ricordo. Per quanto riguarda invece la storia, dopo il grande successo di Pac-Man iniziarono a spuntare un po' dappertutto degli hack, kit di miglioramento e cloni vari. Ci furono denunce e procedimenti legali che venivano lanciate da industrie videoludiche di tutto il mondo. Ah, infatti Marco lo sta a scrivere, scusa. Pac-Man deriva una versione hack, vedi? Questo che sta a leggere Marco Pallari lo ha scritto. Grande Marco. Mrs. Pac-Man deriva una versione hack, sì. Allora, e... Vittorio Revecchi, aspetta, questo è interessante. Vittorio scrive: perché lo Z80 i registri 8-bit hanno usato un byte come contatore, così arrivano a 256, il 256esimo livello diventa 0 e si perde la configurazione, vedi? C'è sempre una risposta. Che figata, ragazzi, cose. No, infatti, come fai a saperlo? Se non sei questa la giochi, come fai a saperlo? Esatto. Proprio in quei tempi la General Computer Corporation propose alla Midway Games, casa che aveva distribuito Pac-Man nel continente americano, la produzione di un nuovo kit di miglioramento, dicendo di aver vinto il procedimento legale contro la Atari e che necessitava soltanto di un nulla osta della... Allora, Mr. Fish Vlogs, buonasera e grazie per l'iscrizione, scusa Marco, Grazie, niente di che, grazie a Follow Bell. La Midway suggerì però un seguito del tutto nuovo piuttosto di un semplice kit di miglioramento. Così la GCC iniziò a lavorare su quello che sarà il futuro Miss Pac-Man. Infatti il gioco ebbe due nomi provvisori. Inizialmente fu chiamato Miss Pac-Man, ma a causa della difficoltà da parte di alcuni impiegati della Midway di accettare un nome simile, venne cambiato in Miss Pac-Man. Notando però il terzo intermezzo in cui Pac-Man e Signora davano il benvenuto a Baby Pac-Man, il nome cambiò verso la forma definitiva di Miss Pac-Man. Cioè, intendo di... Allora, sempre Miss. Sessismo giapponese degli anni Ottanta. No, vabbè, perché praticamente è soltanto un discorso grafico. Cioè, nel senso, la prima versione era scritto MRS Pac-Man. La seconda era Miss, quindi scritto proprio M-I-S-S. E l'ultima, okay, che è quella definitiva, è MS Pac-Man. È soltanto un discorso Allora, dormi che vola. No, scusate ragazzi, perché mi era arrivata la notifica, stavo leggendo che cos'era. Ciao Get, buonasera a te. Allora ragazzi, 2 minuti che prendo una biretta e poi andiamo alla top 3, ok? Top 3. Dai! E adesso non ti sforzare. No, mi stavo a stiracchiare in realtà. Mi stavo sgranchiendo le spalle. Sgranchiendo, sì. Sgranchiando. Sgranchire. Quindi mi sto sgranchiendo, cosa deve dire? Sto sgranchire. È l'infinito. Mi sto sgranchire? Sì. Ma che stai a dire? Cos'è nel Burundi se dice mi sto a sgranchire? La nostra Silvia. Sembra Fantozzi quando si incarica con i congiuntivi. Faccia. Vediamo un po', Declinazione. Allora. La. Aspetta che sto cercando. Sgranchendo. Oh, magari. No, stai cercando la definizione. Mi ha fatto più un colpo, cioè, che dico madonna, che cazzo è? Mostro di Loch Ness. Neanche se mi bevo una cassa di birra a pressione. Veramente. Così,
Cioè, così magari è quando dormo. Giacomo, quanto sei ignorante. Sì. E l'assalo campà, l'assalo campà, lo perde. Allora, intanto ho preso questa, ragazzi, l'ho presa direttamente in frega. È piccolini. Alla salute! Vi faccio tanti, che, tanti auguri di che? Vi faccio la salute, no? Tanti auguri. Buon anno, salute. Buon anno a tutti, ragazzi. Buon Ferragosto. Buon anno, buon anno. E a me che da domani finisce ufficialmente la galera, dai. Allora, aspetta, sei contento o ti dispiace? Sincero però, eh? No, sono contento. Come? Perché me devi dispiacere? Sono contento. A casa, cioè, lavorare da casa, secondo me, potrebbe essere una bella cosa. No, no, no. No, perché no. Non riesci a staccare mai, poi. A parte quello, innanzitutto Marco ti chiama tutte le ore. Ah, primo. Aspetta, forse dipende dal tipo di lavoro, c'hai ragione. Io stavo a calcolare. Innanzitutto ti chiama tutte le ore. Secondo, c'è delle cose che comunque non puoi fare a casa. Il lavoro mio, io il lavoro mio parlo con i clienti tantissimo, quindi fai tutto col cellulare, ti chiede una cosa, aspetta, devo uscire, devo chiamare l'azienda, fammi sentire il magazzino, fammi sentire l'amministrazione, cioè c'è tante cose che non riesci. No, Saturnino, niente, perché stavo in quarantena. Non me rendevo conto. Stavo in quarantena senza essere positivo, quindi pensa un po' che culo. Allora... Dai, pensa a tutti quei clienti che gli chiede come si setta l'emulatore dell'Amiga. Esatto. Allora, ragazzi, entriamo quindi nella top 3. Nella top 3, il primo gioco, quindi alla posizione numero 3, c'è un gioco che in questo caso ha generato introiti che sono molto 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 più alti. Infatti, io su un sito ho trovato una cosa, su un'altra ne ho trovato un'altra, su un'altra ne ho trovato una terza, però come posizione si aggirava sempre tra i primi 5, quindi l'ho messo volutamente sui 3, facendo più o meno una media di tutti quelli che avevo letto, ok? Ha messo là mezzo, tanto è... Esatto, siamo. Siamo nel 1991, ragazzi. Sì. Qualche anno prima esce il capostipite di una grandissima saga di Capcom di picchiaduro ad incontri. Street Fighter 2. Street Fighter 2. E nel 1991 esce sia la Champion Edition che il The World Warrior, se non erro, sono tutti e due lo stesso anno, no? In questo caso mettono tutti come gioco che ha venduto di più tra gli Street Fighter... Street Fighter 2 Champion Edition, ragazzi. Che è quello con i boss. Esattamente. Loro stimano, ma è solo una stima e quindi non c'è niente di vero, perché dicono nel 91, quello che ho detto prima, era molto molto difficile che i produttori tenessero dei registri ben compilati, allora 20 cabinati a te, 30 là, c'era molto nero, c'era tante cose che non veniva fatturate e quindi ste cifre andate un po' perdute. Quindi Franco, non c'è... nero. Esatto, non c'è, diciamo, una cosa proprio veritiera al 100%, però intorno ai 200-220 mila cabinati, parliamo, cabinati e schede, l'introito che praticamente genera tutta il circo di Street Fighter 2, in questo caso loro parlano di Champion Edition, ma sicuramente ci va dentro anche altri giochi, ragazzi, è di circa 2 miliardi di dollari. E questa è la cifra del 2002, quindi c'è altri 20 anni, quindi non sappiamo dove si arriva. E ai, diciamo, soldoni, parlando di soldoni di oggi, ragazzi, sarebbero circa 3 miliardi e mezzo di dollari come introito per Street Fighter 2 Champion Edition, che è al terzo posto tra i giochi che hanno generato più guadambi, con la M. Guadambi. Allora, ok. Eccomi, scusate, ma ha iniziato a diluviare, ho abbassato tutte le tapparelle. Ok. Altrimenti mi entrano i funghi. Madonna, come piove. Senti come piove. Guarda come viene giù. Oh. Eccolo qua.
La Champion Edition, ragazzi, è la posizione numero 3 dei giochi più, più ricchi, che hanno reso più ricchi, insomma, i propri produttori, sviluppatori, editori, Boia de Mau, quelli che facevano le action figure, quelli che faceva tutto quello che ha girato intorno. Allora, vai di Champion Edition, Marco, se trovi qualcosa. Sì, sì, infatti sto cercando. E ovviamente io lo gioco molto molto bene, occhio, Beh, questa è la versione, diciamo, completa. Sì, questa qua è quella dove potevi scegliere anche lo stesso personaggio. Esattamente, no? Alex è un grandissimo campione su Street Fighter. Sì, infatti prima sui primi due Mortal Kombat proprio ho dato proprio alla grande, Di una cosa sono sicuro, che Alex non ha minimamente contribuito a questo guadagno da parte di chi ha fatto il picchiaduro. Però ci hai messo una lira dentro, pensavo. No, ci ho provato qualche volta, però non era proprio, non era per me. Allora, Street Fighter 2 Championship Edition 1991-92 Capcom Limited. La Champion Edition fu il primo seguito ufficiale di Street Fighter 2 The World Warriors. Nuove aggiunte al sistema di gioco includevano la possibilità di impersonare uno qualsiasi dei quattro personaggi boss, portando il gruppo dei personaggi giocabili a 12, e l'opzione di utilizzo dello stesso personaggio da parte di entrambi. Eccolo Ale, oggi fa una partita Ale, dai, ciao Ale. Oh, grande persona. No, sto giocando con l'arcade stick retro, sto giocando con l'arcade stick, è proprio che non so giocarlo io. È proprio un mio limite, non è l'arcade stick. È deformazione professionale. Esatto. Con un colore alternativo introdotto per distinguere due giocatori uguali. Furono apportate anche alcune revisioni minori sul sistema di gioco per bilanciare i personaggi. Tra parentesi c'è scritto Guile, e vabbè. Inoltre, mentre le partite ad un giocatore nel primo Street Fighter 2 potevano durare fino a 10 round, nel caso non ci fosse un chiaro vincitore, a quel punto il gioco faceva perdere il giocatore di default, in Champion Edition questo fu ridotto su 4 round. Allora, la scheda è una CPS 1-2 da 2 qui, no? CPS. Allora, girava sulla 1 ancora. Quindi credo che sia CPS 1. Ma non credo. 68.000, processore audio Z80, chip audio YM2151. CPS1, sì. In Giappone il carattere a forma di apostrofo presente sul logo ufficiale del gioco attualmente è un segno di apice, e così il titolo ufficiale è pronunciato come Street Fighter 2 Dash. Allo stesso modo Street Fighter 2 Boulder Dash. Sì, Boulder Dash, ti piacerebbe. Street Fighter 2 Hyper Fighting è conosciuto. Ecco, vedi Giappone, adesso ha cambiato, vedi che ha cambiato colore. Come Street Fighter 2 Dash Turbo Hyper Fighting. Si tratta di una versione migliorata di Street Fighter 2 The World Warrior. Per ciascun personaggio è stato aggiunto uno schema di colori alternativo ed è stata aggiunta la possibilità di selezionare i boss Balrog, Vega, Sagat e Mr. Bison. Ogni livello è un mondo differente da quelli originali, essenzialmente cambia il periodo della giornata. Mezzo giro del pad e pugno. Digivede. Scusa Marco, continua. E di che, figurati. Aggiunto nuove mosse ad alcuni personaggi. I ritratti di Chun-Li e Mr. Bison sono stati ricolorati, perché Chun-Li, se vi ricordate, in World Warrior è gialla quando si vede proprio la sezione. Ma non cambia anche abito a seconda di, mi sembra, vero? No, qui parla di quando selezioni il personaggio. Ah no, pensavo la cosa, l'immagine finale quando perde, no? No, oddio, no, non lo so quella, non me la ricordo. No, io mi sa che è diverso qua l'immagine quando selezioni, perché qua l'hanno fatto con la bocca aperta e il pizzetto. Il pizzetto? Ah, guarda. No, no, guarda, mo che seleziona io, si vede, c'ha un accenno di barba sul mento, che nel primo e magari... Ma Chun-Li c'è la barba? Ma no, io... No, che qui fa la bocca a culo di gallina. Ale, vuoi farla te una partita? Almeno fammi vedere come si gioca. C'hai voglia, Ale, di fare una partita a te? Vedi? Ma dove vedi che c'è il pizzetto? Oh. Allora, se lui mo va sopra io, c'ha un accenno di barba, lo vedi? Che sul primo Street Fighter 2... Sì, è vero, c'ha 5 peli. Ma dai, è vero. Dai, fatela a te, Ale, almeno... Almeno un attimo non fai figuracce, dai, entra su Parsec, che almeno ti fai una partita a te, lo provi. Mi stupisce che sia in cima come vendita di cabinati, perché con questo gioco già mettevano la scheda dentro un cabinato normale, classico.
No, 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 aspetta, aspetta. Qui parliamo dei coin-op originali, proprio come venivano distribuiti da Capcom. Guardate, in Italia te li arriva poca di sta roba. I bootleg stavano qua in Italia, qui si parla a livello mondiale. Allora, Ale, schiaccia un po'. Okay. Soltanto in Giappone, a Tokyo, praticamente 9 salati su 10 ce l'avevano sti cabinati. Aspetta che non ti sento, Ale. E lì in Giappone significa... Cioè, okay. Avere i cabinati in una sala giochi significa che non è che ce n'hai uno o due, c'hai un piano intero dei cabinati. Sì. Allora, ho ragionato troppo local. Vabbè. Allora, up. Poi all'epoca non c'erano i candy, cioè c'erano down, i cabinati ufficiali del gioco, left, quindi c'è. Sì, sì. Adesso ci fa vedere lui come si gioca, no? Almeno un attimo. Lui è forte. Lui sì, è un mostro. Allora, in Street Fighter 2 Dash o... Aspetta, il 2 non te l'ha preso. Il Roundhouse Kick non te l'ha preso, aspetta, rifallo. Vai. Okay. Ok. Start. And coin. Vai. Guffetto, purtroppo non c'è rimasto più molto manco in Giappone. Stanno a chiudere quasi tutte. Anche quelle della Sega storica. Sì. Allora, vediamo Ale, che lui ragazzi un po' leggermente meglio di me lo gioca. ma poco. L'anticchia, come si dice, l'anticchia. Allora, in Street Fighter 2 Champion Edition il danno inferto dai colpi è stato leggermente diminuito, favorendo gli attacchi combinati piuttosto che le mosse speciali. Le mosse speciali sono state cambiate leggermente, ad esempio gli stili di combattimento di Ryu e Ken sono stati resi distinguibili. La schermata del titolo principale è cambiata da nera a blu. L'aspetto fisico di ciascun personaggio è stato migliorato in vari aspetti. In Street Fighter 2 The World Warrior il livello di Ryu contiene un'insegna Furyun Kanzan che si può distruggere. Queste insegne sono state rimosse in questo gioco e non si sono più viste fino a Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition. Nel livello originale di Ken in Street Fighter 2 c'erano due barili e una pila di casse a formare un singolo oggetto distruttibile. Da Street Fighter 2 Champion Edition a Super Street Fighter 2 Turbo, Grand Master Challenge in Giappone, vabbè, c'è un solo singolo barile nel livello di Ken. I due barili e la pila di casse di Street Fighter 2 originale sarebbero tornate in Hyper Street Fighter 2 Turbo The Anniversary Edition. Il livello di Saga è tornato dopo. Il livello di Ken, aspetta, qual è quello con la barca dietro lì? Sì, quello con Screech. Proprio Screech, ok, grazie. Il livello di Sagat nell'originale Grandi. Street Fighter ha nello sfondo una palma. In questo gioco la palma scompare e non torna neanche nei giochi successivi della serie. Però se posso dire una cosa, non mi ricordo chi è che l'ha detto prima, quando parlavamo di Mortal Kombat diceva tra l'1 e il 2 c'è un abisso perché ha aggiunto i personaggi, ha migliorato la grafica, ha aggiunto le papabili, ha aggiunto un sacco di cose. Qui tra l'1 e il 2 c'è di tutto, sì, però lui prima diceva invece le varie versioni 2 Champion Edition, 2 World Warrior, 2 Turbo, 2 Clyde. Una è l'evoluzione, è la miglioria dell'altra, è l'evoluzione dell'altra alla fine. No, forse sì, voleva dire che io sono d'accordo col fatto che comunque Capcom un po' ci ha mangiato su sta cosa, no? Quindi dice, c'ho un titolo ragazzi che comunque vende solo per il nome, quindi fammone uscire il più possibile. Se pensi finché non è uscito il Super ha mantenuto lo stesso motore grafico. Esatto. Sì, anche io penso, ma poi non l'uno so. Non viene mai neanche quasi preso in considerazione quando si parla di Street Fighter. La differenza è tanta. È figo, no, l'uno è ingiocabile, Andrea. È tosto, ma è figo. A livello di storia, l'uno comunque. Grande. All'ultimo istante proprio la massacrata. Mamma mia. Poi sull'uno per spagare la bolla con l'uno diventi mozio scemo, no? Sì, però te levava metà energia, gli levavi all'avversario. Sì. Mozio scemo. Quello praticamente furono invertiti i tre nomi, perché il pugile si doveva chiamare Bison, però Sega doveva essere il generale, sì, e lo spagnolo doveva essere Balrog. E furono vedi cosa scrive Marco Palladio? Furono cambiati perché Bison qua Blanca gli ha dato
era troppo simile in quel periodo al nome di Mike Tyson e quindi avevano paura che li potessero denunciare per violazione dei diritti e quindi invertirono questi tre nomi, perlomeno nella versione americana. C'avevo paura che io potessi staccare una ricchia a morsi. Mamma mia, che bestia che era Tyson. L'orecchio strappato a te. Questa versione è il serpente rosso, del War Warrior era verde. Ah, questo qua che si vede qui. Oh, Blanca, ragazzi, il terzo incontro è in testa di cazzo, eh? Eh sì, allora, sì, perché... Vuoi fare un'altra, Ale? Dai, prova a sfidarlo un'altra volta, Povasta, dai. Cioè, Povasta, fai come ti pare, Blanca, che qua è stata ridisegnata. Sì, è vero, qua è stata ridisegnata. Vabbè, ma il primo non si può guardare. È la faccia di Blanca. Ah! Tutte sono state ridisegnate qui. No. Perché ha cambiato colore adesso? Nella schermata di selezione in cui l'ha fatto Verdi. No, anche lui. Queste sono uguali. Lui ha fatto, ha premuto il tasto start e gli ha cambiato colore. Ah. Allora, vedi quante cose c'è da sapere. No, questo praticamente non è sempre mai vistato. Questa a seconda della selezione, della direzione della freccetta che gli davi, cioè avevi quattro colori. Ah, io pensavo per lo start, pensavo. No, cioè non sapevo nemmeno io. Selezionavi se premevi giù, sinistra, destra, poi in alto, se non mi ricordo male, c'avevi cioè quattro colori del personaggio. Scusa, ma quando tu selezioni il personaggio, se fai quella levetta, tu cambi personaggio. Oh, comunque ve no, l'anche, ragazzi. Con la freccetta. È la seconda, è la terza, non la quarta. La terza o la quarta partita? Contemporanea. Mi sa la terza, Cioè la terza o la quarta sfida, perché veramente Blanca è veramente un bastardo, ragazzi. È una bestia, porca miseria. Non lo usa mai, però. Ma l'elicottero rovesciato non è quello di Ciulì? No. No, sì, l'elicottero rovesciato è spin. Sì, sì, è quello di Ciulì, sì. Lui c'ha il Summersault Kick. Gail. Quello che fa Summersault. Summersault Kick. Prova a ripetere, Andrea. Summersault. Niente, stasera stasera Blanca non vuole sentire parole, vuole avercela su lui e basta. Ma come diceva Marco, qua fu molto ridimensionato. Niente. Era il calcio estivo dell'anima. Grazie Ale, grazie mille, almeno ci hai fatto vedere un paio di belle partite, dai. Ci hai fatto vedere il calcio che colpiva l'anima dell'immortacci tua. Allora, andiamo avanti ragazzi, perché siamo alla posizione number 2. Torniamo negli anni 70. Torniamo negli anni 70, sicuramente già avrete capito di chi sto parlando. Mi manca uno. Ciao Days, buonanotte a te. Buonanotte a te. Comincia per B. Dicevamo, torniamo negli anni 70 ragazzi, quando esce un gioco che rivoluzionerà per sempre il mercato dei giochi arcade, perché ovviamente stabilisce un nuovo inizio, perché poi dopo ci sarà la crisi nell'83 dei videogiochi eccetera eccetera, ma è uno dei giochi che ha fatto veramente cambiare il modo di vedere i videogiochi, perché per la prima volta non solo gli appassionati, gli addetti ai lavori eccetera, ma tutto il mondo va a giocare in sala giochi, ragazzi, a Space Invaders 1978. Pensate che stimano come vendite 360-370.000 unità di Space Invaders originali, non considerando quindi le schede, eccetera, eccetera. All'epoca, come introito che gira intorno a Space Invaders, ragazzi, si parla di circa 3 miliardi di dollari. Che ha generato Space Invaders, che con le, come dicevamo prima, allo stato insomma attuale del costo della vita eccetera, sarebbero circa 6 miliardi e mezzo di dollari. Quindi, mamma mia. Ale Verzola, Mortal Kombat il primo era alla nona posizione, mi sembra, il secondo alla sesta. No, era nona e ottava. Mortal Kombat è nona e ottava. E come... infatti Marco Palladio ci dice che in Giappone ci fu la crisi delle monetine. Sì, è vero. Esattamente. È vero. Che praticamente la zecca dove coniarne subito
delle altre, perché praticamente, esatto, però non mi ricordo da quant'era la monetina, se era da 25, 50 e quello che era, insomma, questo non ve lo so dire. Comunque ci fu una carenza di monetine e lo Stato dovette cercare Monete da di... 100 Marco? yen. Ecco, e quindi le dovettero riconiare perché non ce n'avevano più, grazie o per colpa o grazie appunto a Space Invaders. Poi c'è tutta la storia, no, che parlano che praticamente in Giappone tipo le lavanderie a gettoni, che da noi non esisteva, non c'era proprio nemmeno ancora nell'immaginario collettivo, e lì invece già c'erano lavanderie oppure locali che vendevano bevande, eccetera. Praticamente li hanno riconvertiti tutti e diventarono tutte delle sale che c'era solo Space Invaders, c'era sia la versione cocktail, la versione quella in piedi, la versione col cabinato normale oppure quella orizzontale, no? E la Sì. gente, ragazzi, stava lì. E poi in America è stato come sempre: gli americani che porta sempre tutto quanto veramente all'eccesso. È stato anche c'è stata una, come si chiama, un'associazione di genitori che ha fatto causa perché secondo Mamma loro mia. i ragazzi erano tediati da sta cosa. Ma c'è state scene, ragazzi, leggete, perché si trova tante cose in merito a Space Invaders, e dicono che addirittura c'erano ragazzi che avevano fatto dei furti in supermercati, in come si chiama, quelle che vendono di tutto in America, drogherie, come cazzo si chiama, no? Perché Sì, ma praticamente per poter andare a giocare a Space Invaders. Ma non è cazzate, si legge veramente, si legge, se voi cercate, c'è tutta la storia. io invece adesso, dopo che mi avete detto la crisi delle monetine, sto cominciando a capire la puntata di Futurama in cui dice: abbiamo il problema che non abbiamo le monetine per la lavanderia. Sì, quello. Non lo sapevo che era basato su una storia vera, adesso comincio a capire. E poi Space Invaders c'è diverse versioni, c'è la prima in assoluto che è tutta totalmente in bianco e nero, c'è la seconda che è praticamente in bianco e nero, ma ci mettevano queste tre bande colorate e quindi facevano rosso, verde e blu, e poi c'era questa che era a colori. Io ho giocato, insomma, ho preso quella più recente. Mi ricordo che quando è stata letale, la cosa più importante Aspetta, che la c'ho il velocità del gioco volume a tutto. Sì, cambia. esatto. Aumenta, ma non perché sia una cosa voluta, aumenta in funzione di quanti nemici tu uccidi. Più ne uccidi, più Esatto. diventa veloce, perché la CPU si alleggerisce del calcolo che deve fare, quindi Esatto. in automatico aumenta la velocità con cui i Esatto. nemici si abbassano. Ricordo per esempio, Alice, che su Commodore 64 era colori? Mi sbaglio, Che Commodore. ne so, ce n'erano tante versioni pure lì, eh. Ne uscite diverse. Dopo loro, per spremere insomma al massimo il nome e tutto quanto, è uscite diversi anche giochi, Space Invaders, no? Il 2, il coso, però comunque l'originale resta sempre quello più bello, quello più affascinante, anche senza musica, solo con la musichetta tun 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 tun, che pare un po', capito, l'avanzata. Dello squalo. È una Sì, cosa, capito, è a comunque colori. È a colori che a su colori, sì. 64. Sì, ma su Dai. Io 64 sarà uscito dopo. Non è che non sono uscirò. mai riuscito a finirlo questo gioco, dovevo sempre chiamare mio padre. Basta, ti rimando una sola navicella, non ci sono mai riuscito, ho sempre chiamato mio fratello. La io la prima versione che giocai a Ecco, Space Invaders fu brava. Un grande. Vabbè, primo colpo. Poi che c'è Io. sta la famosa il famoso trucco, no? Che dici spara sulle barriere. Come spara sulle barriere? Sì, spara sulle barriere. Quelle che c'hai lì, quei punti. Ti ripeto. Allora, prima campionessa di Space Invaders Rebecca Hyman nell'80 da organizzare con più di 10.000 partecipanti, pensa un po'. Madonna santa, mamma mia. Uguale torne nostri. La Ti Madonna. ripeto, perché la prima versione che giocai io di Space Invaders fu sul Commodore 64, me lo ricordo bene perché era quello. Però se te consideri che questo è uscito nel 78, il Commodore 64 in Italia arrivò nell'82, quindi sicuramente già era a colori per quello. Sì, Capito? beh, voi, sì. Ciao, che te pigliasse in Allora, corpo? io vi do qualche notizia riguardo l'impatto sociale che ebbe Space Invaders. Allora, nonostante gli standard di odierni per la sua grafica considerata molto primitiva, Space Invaders ha avuto un impatto enorme sulla società e sulla stessa industria dei videogiochi. Prima dell'uscita di Space Invaders, le macchine da sala erano principalmente dei flipper. Quando Sì. Taito pubblicò il gioco, nessuno aveva mai visto niente di simile prima. Questo
Nei primi tempi i giocatori in capannello attorno a una sola postazione facevano anche ore di fila per attendere il proprio turno, osservando nel frattempo gli altri giocare. Lo schema di gioco era semplice: sparare agli alieni che via via morivano, aumentavano la loro velocità. Nonostante la sua semplicità, Space Invaders ha avuto un impulso straordinario, rappresentando un volano per l'intero settore dei videogiochi. Esso infatti non solo stimolò la produzione di un elevato numero di giochi derivati o comunque basati sul suo gameplay, ad esempio Galaxian o Galaga, ma diede anche una forza accelerata a tutta l'industria dei videogiochi. Atari acquistò la licenza del gioco e lo offrì per la sua console Atari 2006. Space Invaders risultò uno dei titoli più venduti per la console di Atari, e se le console sono oggi molto diffuse, questo è dovuto anche al successo della versione domestica di Space Invaders. Oh, grazie per i bit. È mezz'età che è pioniere. Sì, assolutamente. Pioniere assoluto. Che contribuì quindi non solo ad aumentare le vendite di quel sistema, ma era l'unico che lo aveva in listino, ma conseguentemente anche l'interesse. Grazie ancora. Apparecchi videoludici. Ma tanto comunque già avuto. Ha cambiato, secondo me, ha cambiato la storia. Assolutamente. No, no, questo è un cult, ragazzi. Questo qua è uno di quei cose che è un punto di svolta, no? È uno di quei casi in cui tu superi sto livello e non torni più indietro, perché hai cambiato lo standard praticamente. Eh sì, esatto. Creato un precedente. Sì, esatto. Il successo del gioco ha trasformato Space Invaders in una delle icone stesse dei videogiochi. Richiami si ritrovano in altri videogiochi, in film e prodotti di vario genere, e le sue astronavi aliene sono rappresentate un po' ovunque, persino sui murales, trasmettendo l'idea del videogioco. Tra i murales sono famosi quelli dello street artist francese Invader, che utilizzando una tecnica molto simile ai mosaici riproduce disegni e composizioni molto simili allo stile del videogioco. Grazie per i bit, grazie mille. Esiste una diffusa leggenda metropolitana secondo la quale, a causa dell'enorme successo del gioco, in Giappone si sarebbe verificata una notevole carenza di monete da 100 yen, il taglio richiesto per giocare a Space Invaders, e per ovviare al problema, il governo giapponese sarebbe stato costretto a quadruplicare le emissioni di quelle monete. In realtà la produzione di monete da 100 yen negli anni 78 e 79 fu di soli 292.382 milioni, quantità mediamente inferiori a quanto coniato negli anni precedenti. Visto l'incredibile successo del videogioco, venne convertito per la maggior parte dei computer e delle console disponibili sul mercato. Nel corso degli anni ne sono stati sviluppati degli adattamenti per i nuovi sistemi messi sul mercato, come anche le moderne console o anche i telefoni cellulari. Ciao Black Warrior, intanto, buonanotte. Ciao. Vabbè, tanto ciao Black Warrior, grande. Comincia a essere veramente impegnativo. Il gioco è stato ispirato a uno dei primi giochi elettromeccanici di Taito, Space Monster, con l'aggiunta della personale interpretazione degli alieni descritti nel romanzo La guerra dei mondi, da parte di Tomohiro. Fu ideato e distribuito dalla Taito nel 78, ma si dovette aspettare il 79. Pensa quante cose c'è intorno a 10 alieni che si muove in bianco e nero sullo schermo. Sì, perché comunque poi ho guardato la conversione, 100 yen sono quasi 1500 lire, stavano bene i giapponesi. Di oggi però, forse da allora, forse da allora era un po' meno. In America era 25 cent, per esempio. Si dovette aspettare il 79 e l'80. Vai Marco, che intanto passiamo all'ultimo, vai, finisci. Distribuito dalla Sidam Home Invasion negli Stati Uniti, distribuito dall'Atari e dalla Nintendo. Basta, finito. Buonanotte Vittorio Lebecchi. Buonanotte. Che è sto vento? Hai finito di parlare, il silenzio di tomba. No, nei croni successivi a me piaceva tantissimo Phoenix, perché era il primo che aveva i vari schermi diversi con l'astronave, con la nave gigante alla fine. Era l'unico boss, il primo che ha avuto i boss, sì. Il bossometro. Esatto. Allora ragazzi, facciamo un piccolissimo recap delle posizioni 5. Allora, alla quinta posizione abbiamo NBA Jam con 1 miliardo e 100 milioni di incassi. Sì. Posizione numero 4, Mrs. Pac-Man dell'81 con 1 miliardo e 200 milioni di dollari di incassi. Posizione numero 3, Street Fighter 2 Champion Edition del 91 con 1 miliardo e 700 milioni di dollari di incassi. Seconda posizione Space Invaders 1978
2.700.000.000 di dollari. Posizione numero uno, ragazzi, siamo Pac-Man. Ancora di primo anno negli anni 80, anzi nel 1980, ragazzi. Pac-Man. Immagino pure io Pac-Man. Ma Breakout non c'è proprio. Allora, 400.000 i cabinati venduti all'epoca. Che spettacolo. E il con giro di nomi che cercava più originali. Il giro, questi 400.000 originali, il giro d'affari che si è mosso intorno a Pac-Man, ragazzi, tenetevi forte perché è quasi 4 miliardi di dollari, cioè ha generato 4 miliardi di dollari di introiti che ai numeri attuali sarebbero circa 7,5 miliardi di dollari. Parlemmo, ragazzi, per un videogioco. Adesso adesso siamo abituati a dire Resident Evil. Per una fetta di pizza. Esatto, Resident Evil l'ha venduto 4 milioni di copie con un giro intorno, capito? Cioè non ti rendi conto, ma comunque ragazzi, 7 miliardi e mezzo di dollari o 3,5, quasi 4 all'epoca è davvero tanta, tantissima roba. Non si può assolutamente dire nulla di che. Poi dopo sì, c'è tutta la storia che lui stava a cena quella sera sulla pizzeria e eccetera. Non so se Marco trovi qualche informazione più... Sì, sì, c'ho un botto di roba su Pac-Man. Poi tra l'altro il che miseria. Vai. In realtà Marco è talmente vecchio che era a cena con quello che ha inventato Pac-Man, quello che ha programmato Pac-Man. Vabbè, no, 80 ci può stare, dai. C'avevo 5 anni nell'80. Tutto hai mangiato tu quello spicchio di pizza mancante. Per un pezzo di pizza. Che hai dato l'idea, capito? È andato per un pezzo di pizza. Ma è tutto, è la musica, è gli effetti sonori, i rumori. C'è la storia che abbiamo detto prima dei 256 livelli, che poi al 256esimo, insomma, c'è questo problema che il gioco si blocca. Cioè, è tutto. Qua, in questo caso, invece, a differenza del primo, ovviamente i fantasmi c'hanno dei pattern predefiniti e quindi non è assolutamente nulla casuale. No, e quello che te leggevi prima è proprio quello che i giocatori che giocavano o giocano ancora tuttora per fare i record, ovviamente su questo si trovano bene, perché il pattern è quello, una volta che hai capito dove andare e come evitare i nemici è sempre lo stesso. In altri, tipo Miss Pac-Man, praticamente invece devi improvvisare perché ogni volta cambiano. Tutti a caso. Allora, vediamo un po'. Allora. Oh, grazie per l'iscrizione a Johnny X Game. Buonasera a lei. Grazie, Polo, bello. Ma allora, questo problema del 256esimo non è stato mai fissato, insomma. Guarda, è stato spiegato prima sulla chat, un ragazzo. No, forse lui dice se mai è uscito un gioco che una versione che andava a sopperire a questa cosa. Sì. Ma all'epoca non c'era l'aggiornamento UE Veta, eh? Non c'è. All'epoca no. Non è però che usciva la patch, quindi sicuramente adesso ci sarà, con l'emulazione, con gli hack che hanno fatto, sicuramente ci sarà una versione completa. Sicuramente. Allora, Brunzo, la pizza gliel'ho fatta io. vedi? Anche in Street Fighter ci sono dei pattern che in base alla mossa che fa il personaggio, quello che dà il PC fa una contromossa, vedi? Sì, tanto ragazzi, l'intelligenza artificiale non è che alla fine comunque devono comunque seguire uno schema, è poi più o meno complesso, ma comunque lo seguono. E vabbè ragazzi, comunque dai, stasera abbiamo fatto una bella serata, abbiamo parlato di storia, sono veramente veramente contento perché abbiamo fatto una bella serata storica. Un po' di cultura videoludica. Sì, invece che il solo giocare, invece, capito? Volevo farti una domanda, se non ricordo sbagliato che ero io, in quello Asteroid, c'era il cabinato chiuso con lo schermo bombato? Lo schermo aveva tipo una profondità. Io sinceramente non l'ho visto. Ciao Ado, buonasera intanto. Johnny, cioè, grazie, so a te. Bene. Giochi una volta. Grande. Space Ace è una madonna, Dragon Slayer.
Scusa Marco, di. Era tipo il cabinato era chiuso, ma lo forse schermo forse era... non è che te confondi con Star Wars? Perché io sinceramente Asteroids chiuso non me lo ricordo, cioè, o perlomeno io non l'ho mai visto. Poi magari esiste perché è uscita una versione che magari dalle parti mie non l'ho vista mai, però comunque è stata, può darsi che c'è anche, No, può darsi che fosse un altro gioco. Io mi ricordo il cabinato chiuso e lo schermo concavo verso l'interno. Guarda, io sto vedendo adesso i cabinati di Asteroids. Ce ne stanno soltanto due. C'è il cabinato quello verticale e c'è il cocktail. Però, come dici te, no, non mi dà niente. Oppure potrebbe essere una personalizzazione fatta da qualcuno. Potrebbe anche esserlo. Ma te lo ricordi all'epoca o l'hai vista adesso qualche tempo fa in giro? No, lo ricordo all'epoca a Marina di Massa, quindi figurati. Non lo so. Sinceramente io non me lo ricordo. Questo non mi pare averlo visto. Allora, forza e coraggio, ragazzi. E dopo aprile viene maggio. Viene sempre maggio. Allora, intanto vi mando la sigla un attimo. Che ci riposiamo un secondo. Allora. Forse ho trovato un cabinato strano, Marchè. È fatto in legno, in pratica. E sembra tipo tagliato sopra. Però è comunque verticale, non è che c'hai una seduta dove...